Benvenuto Gianni e benvenuti a tutti a questo quarto appuntamento del Circolo Esquilino con una dirigente del Partito Democratico. Allora, cioè, insomma, mi sembra quasi ridicolo che possa io presentare Gianni Cupero, che insomma non ha bisogno di presentazioni. Quello che gli voglio dire è che questo incontro che facciamo oggi, diciamo tutti distanti, l'avremmo voluto fare da mesi con te nel circolo, perché insomma il tuo nome era girato parecchio nei nostri incontri, come necessità di confrontarsi con una persona che stimiamo tutti dal punto di vista umano e intellettuale, e che appunto in una situazione come questa di cui percepiamo grandi cambiamenti, insomma, ancorarci a una riflessione sulle culture politiche, cioè un pensiero profondo, un pensiero lungo, insomma, secondo anche una definizione penso che a te possa piacere, cioè abbiamo bisogno di pensieri lunghi e non solo, va bene i dati come anche dicevamo prima, però abbiamo bisogno un po' di interpretare questa presente in una dimensione più ampia e più di senso. Il primo incontro che abbiamo avuto, ti faccio un po' questo brevissimo riassunto, Gianni, l'abbiamo avuto con Borghi, Enrico Borghi, deputato del PD, segretario d'aula, che ci ha un po' stimolato a un cioè in qualche modo ci ha detto sì, semplicemente che stiamo in una fase di uscita dal paradigma liberista. E con l'onorevole sottosegretaria Zampa è emersa tutta la fatica del paradigma federalista, che pure è un paradigma egemone negli ultimi 20 anni, e quindi la gestione appunto dell'emergenza sanitaria tra regioni e Stato centrale. Ieri con Camporini, il generale Camporini, e con Andrea Romano abbiamo colto la nuova assertività di potenze internazionali come la Cina da una parte e la Russia, e abbiamo visto invece la debolezza dell'Occidente, degli Stati Uniti, ma soprattutto dell'Unione Europea. Ci vediamo oggi in queste stesse ore, mentre noi ci incontriamo, c'è una trattativa enorme Consiglio, all'Eurogruppo sulla finanza e sul appunto quei cosiddetti corona bond, e veramente hai la sensazione, abbiamo la sensazione di un passaggio fortissimo di fase e di evidenti, cioè, un momento di scelte fondamentali. Tra l'altro oggi Sanders ha pure sospeso la campagna elettorale, insomma, giorni densi di fatti rilevanti. E qualche giorno fa c'è stata un'intervista di Padoan che ha detto, e qua appunto andiamo più sull'Europa, il Corona Bond e MES sono due nomi tossici in qualche modo. Se ognuno resta attaccato a questi due nomi, non si arriverà mai a una mediazione. Orsina sulla stampa aveva detto invece: cioè, ok, però non facciamo finta che non sia niente, cioè c'è un momento, cioè le solite mediazioni, i soliti accordi, i soliti, cioè capiamo che qua c'è da fare o si ritorna agli stati nazionali o si rifà una o si fa una vera unità europea. Bazzoli, Giovanni e Massolo oggi sulla stampa, Bazzoli su Corriere della Sera, parlavano di un'emergenza di questo tipo che richiede un prestito nazionale, non forzoso, ma un prestito nazionale. Quindi, e ritorna la dimensione dello Stato. Ecco, su questo voglio brevemente concludere, perché si parla di questo anche il decreto approvato lunedì scorso, si ragiona di della possibilità che di fatto lo Stato incameri almeno un terzo delle imprese che andrà a finanziare, cioè sul modello sostanzialmente dell'IRI degli anni 30, che seguì per l'appunto la crisi finanziaria ed economica del 29, e
E quindi qua inizio dove, finisco dove ho iniziato, cioè il paradigma liberista sembra in qualche modo esaurirsi e insomma sì, quello che era cominciato con Draghi sul Britannia nei primi anni 90 sembra finito con il Draghi del Financial Times di qualche giorno fa, in questa famosa lettera in cui Draghi sembra tornato a essere, diciamo, l'allievo di Federico Caffè e in qualche modo difende a spada tratta i Corona Bond e difende a spada tratta una, diciamo, fa il campione dell'economia keynesiana nell'Europa monetarista. Sì, in questo scenario, voci di governo Draghi, tra l'altro, si fanno spesso sempre più insistenti. Tu, con una polemica che io molto, insomma, molto colpito su Facebook con Goffredo Bettini, insomma, su cambiamenti di governo in quel magari in particolare contesto che si trattava di una sostituzione di Italia Viva, eri stato e quindi negativo su trasformismi e cose del genere, ma insomma ecco, sul piatto metterei anche questo scenario, una tua valutazione o meno su come gestire, su se questo diciamo nuovo ritorno dello Stato al protagonismo anche imprenditoriale dello Stato debba essere gestito o meno da un governo di unità nazionale oppure la maggioranza attualmente al governo è, come dire, intellettualmente e politicamente sufficiente oppure no. Ecco, penso insomma, le provocazioni di avertele un po' messe sul piatto No, parlando anche, finisco con questa cosa, parlando con Nicolò stamattina, appunto, dicevamo, perché nell'invito noi abbiamo anche parlato di culture politiche, le famiglie politiche europee. Ecco, il ministro socialdemocratico tedesco delle finanze chiaramente vorrebbe magari minimizzare la condizionalità, ma vorrebbe il fondo salva stati. I verbi tedeschi sono invece per i Corona Bond, i verdi austriaci che sono al governo sono con il governo austriaco, ovvero dalla parte della Germania. Le famiglie politiche europee obiettivamente sembrano anch'esse non reggere a questo urto. Quindi ecco, questa era l'ultima definitiva provocazione su questo elemento, insomma, che comunque ci riguarda e ci lascio la parola e mi taccio autonomamente come secondo il nostro, diciamo, direttore d'orchestra. Ok, grazie. Voi mi sentite? Sì? Ti sentono tutti. Ok, benissimo, grazie, grazie di questa opportunità e bravissimi per quello che fate. Grazie Nicolò, grazie Giorgio anche per l'introduzione. Ma io darei per scontate, se siete d'accordo, le premesse, quelle che abbiamo più volte evocato in queste settimane e che non ci hanno mai abbandonato. Io ne indico solamente due, cito i titoli, quindi sono premesse che poi diamo per acquisite. La prima è quella che sapete, no? E che ripetiamo spesso. Siamo davvero, io ne sono convinto, ma insomma che ne sia convinto io è poca cosa, è un dato della realtà. Siamo di fronte ad un evento enorme per impatto, per conseguenze. E che non ha precedenti nella storia recente, almeno se parliamo dell'Europa e in generale dell'Occidente. Dico la storia recente perché nella storia remota invece situazioni e contesti che hanno qualche affinità con quello che stiamo vivendo noi oggi, anche se in una dimensione storicamente molto diversa e non paragonabile, situazioni di questo genere ci sono state. La seconda e ultima premessa è che il mondo per un tratto abbastanza lungo della strada non sarà comunque più quello di prima e qui evidentemente la prima grande questione è come ne usciremo, ma non soltanto quando, che conta e molto, quando si ritornerà ad un'attività economica, non dico ordinaria, ma meno restrittiva di quella attuale.
e ad una socialità, una quotidianità che in questo momento è negata. Ma come ci ritorneremo? Che poi intreccia un po' alcune delle provocazioni, lui le ha chiamate così, di Giorgio, cioè con quali categorie, con quali politiche pubbliche, se la cosa non rischiasse di apparire eccessivamente retorica, con quali valori, con quali principi fondanti. Io penso che al momento, fine delle premesse, vengo al merito, ma parlerò pochi minuti, ma io penso che al momento noi abbiamo un problema che è ancora sul piatto aperto di gestione dell'emergenza, e questo problema è fondamentalmente legato all'azione di governo e alle scelte che il governo sta assumendo attraverso una successione di atti normativi e decreti. E dall'altro lato noi abbiamo però anche un problema strategico, anche qui non voglio cadere nelle formule retoriche, ma si potrebbe anche definirlo storico, che investe direttamente noi come partito e la nostra cultura politica e di governo, e quindi il riferimento che faceva da ultimo Giorgio alle culture politiche della sinistra su scala più ampia del solo nostro paese. Ora, il primo problema, quello diciamo immediato, la gestione dell'emergenza, ha una priorità assoluta che è affrontare, come si sta facendo da settimane, e vincere la sfida sanitaria, che significa garantire massima rigidità e rigore nella battaglia contro la diffusione dell'epidemia, adesso su questo ritorno tra un istante, e dall'altro lato l'azione del governo, cioè la gestione dell'emergenza, ha l'obbligo di garantire la massima rapidità nella erogazione dei trasferimenti che sono stati garantiti a famiglie e imprese, in particolare attraverso quello che Gualtieri ha definito l'altro giorno il bazooka. Da questo punto di vista noi abbiamo un serio problema di accelerazione delle procedure e dei tempi. La burocrazia italiana, come voi sapete meglio di me, non è la stessa burocrazia che opera in altri contesti, in altri paesi. Io mi sono trovato lunedì mattina, non ci vado quasi mai, ma sono lunedì mattina, sono andato a Omnibus, a quel contenitore della prima mattina della 7, in collegamento da Berlino c'era la Tonia Mastroboni, che è una bravissima corrispondente di Repubblica, la quale spiegava come sostanzialmente, lei citava anche dei suoi amici conoscenti, il governo tedesco sta già inondando di liquidità i portafogli dei cittadini e delle famiglie tedesche, e noi abbiamo evidentemente ancora delle procedure molto, troppo eccessivamente lente e faraginose. Mi auguro che col decreto di aprile anche alcuni di questi aspetti vengano affrontati. Quindi semplificazione e limiti alla nostra burocrazia mi sembra che in questo momento sia un aspetto da non sottovalutare. Sul fronte sanitario, partiamo da qui. I dati di ieri che aprono i giornali di stamane, ma prima di collegarmi con voi ho guardato i siti, c'è stata la conferenza stampa quotidiana della Protezione Civile, dell'IS, dell'Istituto Superiore di Sanità, e anche se con qualche correttivo rispetto a ieri, anche oggi c'è una conferenza dei dati e degli indicatori a ridursi, il numero di ricoveri, il numero di contagi, anche se sono un po' superiori a quello di ieri, poco sopra i 1000, soprattutto, cosa fondamentale, il numero di ricoveri nelle terapie intensive. Sono tutti indicatori col segno meno, ma anche qui bisognerebbe avere un atteggiamento di grande, come dire, non voglio dire cautela, ma di senso della misura nei confronti di queste notizie e dell'impatto che hanno. Vi ho citato, è scomparso Niccolò, non so se se n'è andato perché è indignato delle prime parole, mi dispiacerebbe. No, non lo vedo più. Ah no, si è assentato. No, questi mezzi sono fantastici perché... Eccolo, ho fatto un segno di vita. No, dicevo, anche questi dati, queste percentuali vanno lette, non so cosa ne pensate voi, con il senso della misura, perché poi il rischio vero è di non trovare le parole giuste per commentare queste notizie. Sempre l'altra mattina, lunedì, in quello studio televisivo, conduceva l'Alessandra Sardoni, alle spalle c'era il wall con la pagina di Repubblica, e il titolo di Repubblica a tutta pagina era la prima cosa bella riferita al calo del... Dopodiché la titolare a tutta pagina, 9 colonne, la prima cosa bella, il giorno dopo che hai avuto comunque 525 decessi, beh, insomma, ti dà il senso anche della contraddizione nella quale siamo profondamente immersi.
Sempre sul fronte sanitario, e chiudo su questo punto, nel merito, avendo noi perso, noi sistema paese, come gran parte dell'Europa e tutto l'Occidente, vorrei dire, avendo noi perso il treno dello screening sistematico, adesso io credo che il governo faccia bene, cioè la strada del diradamento sociale va seguita fino in fondo, perché i ritardi e anche le logiche contraddittorie che altri paesi hanno seguito, come vedete dalla cronaca, stanno producendo costi umani angoscianti. Le cose da fare sono essenzialmente quelle note: continuare ad operare per condurre il numero medio di infezioni prodotte per ogni individuo positivo da un indice di 3/4 a 1 o meno di 1, e sostanzialmente sembra che siamo orientati in questa direzione, che è la premessa statistica, numerica, matematica, non sono un tecnico, per ragionevolmente procedere verso il famoso quota, la famosa quota zero di diffusione del virus. Secondo elemento, riconvertire, iniziare subito a ragionare su cosa vuol dire riconvertire alcuni settori della nostra produzione, ventilatori polmonari, mascherine, in previsione del dopo. Il governo sta agendo su questo fronte, ovviamente, perché i tempi non consentono di riconvertire e produrre prima di disporre del materiale necessario. Direttamente dalla segreteria di Speranza che nelle ultime giornate noi abbiamo chiuso contratti con la Cina per l'acquisizione di 540 milioni di mascherine. Adesso c'è anche una questione logistica di trasporto, perché non è banale portarli da lì a qui. Però è chiaro che al di là dell'acquisizione di questi materiali altrove, in altri paesi, in particolare nel sud-est asiatico, che ha continuato a produrre questo genere di materiali mentre l'Occidente se n'è privato, noi dobbiamo anche pensare, visto che la pandemia avrà una fase calante e speriamo rapidamente si giunga anche a individuare il vaccino, ma dovremo convivere a lungo con norme di sicurezza sui posti di lavoro, nelle scuole, nella dimensione della socialità, sui posti di produzione, dobbiamo anche pensare a una produzione nostra. Terzo passaggio, produrre apparecchi e materiali di screening. Chi torna al lavoro, e prima o dopo questo avverrà anche in tempi ragionevolmente non biblici, chi torna al lavoro è evidente che deve poterlo fare in condizioni di assoluta sicurezza e protezione, e anche questo richiederà una serie di interventi e di messa in sicurezza, non solo la sanificazione dei posti di lavoro, ma attrezzare quei luoghi di lavoro alla possibilità di ospitare e di garantire i lavoratori in condizioni di piena tutela e sicurezza. Sul fronte economico, chiudiamo la pagina sanitaria, sul fronte economico noi siamo di fronte anche in questo caso ad una situazione che non ha precedenti. Ora, nel 2009, come sapete, noi abbiamo vissuto 3 recessioni nell'ultimo decennio, che è una statistica che non ha eguali nella storia lunga del paese. Cioè, per capirci, come spiegano gli storici dell'economia, 3 recessioni nell'arco di un solo decennio l'Italia non le ha conosciute dai tempi del Conte di Cavour. 2 di queste recessioni, le più pesanti, ci hanno investito nel 2009 come effetto di rimbalzo della crisi dell'export, seppure temporanea, dopo la crisi finanziaria in America del 2008, e nel 2012, quando invece la nostra recessione è stata indotta da un crollo verticale dei consumi interni, cioè la spesa delle famiglie, come effetto delle politiche rigoriste del governo Monti. Nel 2009, quando la prima recessione investe l'intero continente europeo, il PIL dell'Eurozona crollò di circa 4,5 punti percentuali. La Germania e il nostro paese videro una caduta verticale del PIL dell'ordine di 5,5 punti all'incirca. Questo significa fare le debite proporzioni tra l'impatto di quella crisi e l'impatto che sta avendo questa crisi, parliamo dell'economia, questo significa, ed è anche la ragione secondo me che giustifica pienamente una linea di forte fermezza da parte del nostro governo alla sessione dell'Eurogruppo, questo significa che senza interventi rapidi e coordinati La caduta di quest'anno del nostro PIL potrà essere nell'ordine della doppia cifra, e questo naturalmente basta anche largamente a giustificare il bazooka dell'altro ieri, a parte che questa terminologia molto bellica, siamo in guerra, bazooka, la uso anch'io, quindi scusatemi, ma non è che mi piaccia tantissimo.
ma comunque basta giustificare, diciamo, la prova di forza che il governo ha voluto dare con quel provvedimento e anche le scelte che avevamo assunto nel mese di marzo. Ora guardate, su un punto, visto che siamo tra di noi, non credo che abbiamo problemi a dirci alcune cose anche un po' più problematici, sul punto del MES e della linea che ha tenuto il governo sul meccanismo europeo di stabilità, cioè il fondo salva stati, con una rigidità molto marcata, cioè no al MES, noi chiediamo gli Eurobond, i Corona Bond. Non vorrei che fosse in parte il frutto di dinamiche interne alla maggioranza, cioè se la linea della fermezza, no al MES, sia Corona Bond, è costruita in una logica di valorizzare la capacità contrattuale, cioè il rapporto contrattuale in un asse tra noi, francesi, gli spagnoli e altri paesi contro, tra virgolette, contro, e nella dialettica politica, le resistenze della Germania, dell'Olanda e dei nordici, una logica di questo genere, anche se io non sono esperto di quegli ambienti, di quei contesti, la si può comprendere. Ma se invece fosse espressione di una serie di dinamiche più politiche, più interne alla maggioranza, beh, questo sarebbe più difficile da comprendere, perché tecnicamente il Fondo Salva Stati era stato concepito come un intervento asimmetrico nei riguardi di eventuali crisi bancarie di un singolo paese dell'Eurozona, ma fu per primo Conte qualche settimana fa a porre il tema di una sua riconversione, dirottando quei 410 miliardi sull'economia reale, ovviamente depurando questa riconversione di finalità, le famose condizionalità e quindi la troica, politiche di rigore e di austerità sui conti pubblici. Se però la logica per cui noi diciamo il MES no, punto e basta, è perché se tu nomini il Fondo Salva Stati, la componente di maggioranza del Movimento 5 Stelle mette mano alla pistola, ecco, proseguo con le metafore guerresche, poi mi smetto, e beh, è evidente che invece dovremmo cercare di essere un po' più flessibili, credo, perché, ripeto, mentre quel fondo è immediatamente convertibile, è fruibile con una relativa facilità dei passaggi successivi, evidentemente sugli Eurobond dobbiamo tenere la linea perché è un punto di principio, un punto sacrosanto, ma anche una sua complicazione che va al di là del veto, del pregiudizio politico di alcuni paesi, poi riguarda anche gli aspetti di applicazione tecnica. Dicevo due problemi all'inizio. Uno era appunto la gestione dell'emergenza legato alla questione sanitaria e alla questione economica. Ho detto qualcosa, molte altre cose si dovrebbero dire, ma non voglio rubarvi troppo tempo. Il secondo problema lo definivo come il problema strategico, peccando di retorica avevo anche detto storico, e investe noi. Io lo riassumo così il titolo di questo secondo problema. Anche qui, guardate, perdonatemi l'enfasi, ma sono davvero convinto che stiamo camminando in un capitolo della storia e come tale è giusto anche cercare di avere l'atteggiamento conseguente. Io la declino in questo modo. L'Occidente, no, quindi non l'Italia, la Francia, la Germania, l'Europa soltanto, l'Occidente nel suo insieme non ha retto l'urto della prova. E noi siamo di fronte a questo elemento che storicamente peserà e condizionerà dopo. Se volete, c'è anche qualcosa di simbolico nel contrasto effettivamente stridente, paradossale, tra la realtà di un Occidente che ha raggiunto il culmine della sua potenza tecnologica, della sua potenza finanziaria, della sua potenza economica, e nel momento in cui il 2020, anno di grazia 2020, ha raggiunto questo picco, questo vertice della potenza, dell'esercizio della potenza, si trova per settimane ad inseguire le commesse di farmaci, di camici e di mascherine, cioè come se si trovasse di fronte ad una verità rivelata della sua fragilità intima e della sua debolezza. Cioè nella sofferenza di intere popolazioni, nella sofferenza di famiglie costrette a salutare persone care senza nemmeno poterle stringere la mano, nella sofferenza di interi popoli è esplosa la vera contraddizione dell'Occidente in quanto tale. E cioè che sotto il profilo sanitario, e non solo, ma partiamo da quello sanitario che è quello più evidente, il nostro impianto sociale non possiede le strutture e le risorse pubbliche, sottolineo l'aggettivo pubbliche, adeguate a sopportare un urto come quello che stiamo vivendo e quindi a collocarsi dentro questa nostra epoca e questa nostra condizione. E il punto di caduta di questo titolo, di questa fotografia, di questa immagine, è quello che accennava Giorgio all'inizio, e cioè è una rifondazione del pubblico.
con la necessità di riflettere seriamente su di un terzo spazio, un terzo grande spazio, che diciamoci la verità, anche noi da sinistra negli ultimi 25-30 anni abbiamo un po' considerato, non dico residuale, ma laterale rispetto a un corso, ad un mainstream della storia che andava in una direzione inevitabile, il mercato che si autoregolava, processi di flessibilità, precarizzazione delle vite, restringimento della sfera pubblica. Invece la riscoperta, se volete, la scoperta di un nuovo grande terzo spazio tra la dimensione del mercato e la dimensione dello Stato, che riconsegni una centralità smarrita a beni comuni globali, beni comuni globali. Abbiamo avuto, se volete, un'avvisaglia, no, col movimento della giovanissima Greta Thunberg e le piazze dei ragazzi sull'ambiente, ma beni comuni globali vuol dire salute innanzitutto, salute, istruzione, cultura, ambiente, biodiversità, informazione, gestione dei dati sensibili. E io penso che qui, su questo piano, si debba concentrare molto il lavoro del dopo, coordinando quello che già in parte si sta facendo, perché in diverse situazioni, penso alla regione Emilia-Romagna, si stanno costituendo dei comitati, delle commissioni, in Emilia Bonaccini ha coinvolto Enrico Giovannini, che me l'ha raccontato, Romano Prodi, lo stesso governo, noi stiamo premendo con Nicola perché si assuma questa responsabilità, perché c'è il tema dell'unità di crisi, dell'emergenza sanitaria e della riapertura dell'attività economica e produttiva, ma c'è un grande tema che Enrico Giovannini, il forum di Fabrizio Barca sulle disuguaglianze, sta ponendo, che è pensare esattamente al dopo. Ora, su questo punto i campi da elaborare sono molti, moltissimi. Se guardiamo alla crisi del lavoro, quella nella quale siamo immersi, vi spiegherebbero meglio di me i tecnici dell'economia, cioè gli economisti di professione, magari qualcuno tra voi lo è, quindi mi correggerà se dico una cosa inesatta, però noi non siamo immersi solo in una carenza della domanda. Questa non è solamente dopo un mese e mezzo dall'avvio di questa crisi profonda, una crisi della domanda, perché ci sono anche quelli che hanno i soldi ma sono costretti a stare in casa e non possono spenderli. Questa è una crisi nuova che combina calo della domanda e calo dell'offerta. Pensate soltanto all'impatto che rischia di avere e che già adesso ha questa crisi sulla produzione del nostro settore agroalimentare. Forse quello è il settore dove c'è il più grande buco attualmente dei decreti del governo, e stiamo premendo, lo sta facendo Martina, perché Maurizio Martina, perché ci sia una volontà rapida di colmare anche quel ritardo. E dunque, essendo una crisi che ha caratteristiche inedite nel rapporto tra domanda e offerta, chiede anche delle terapie nuove. E su questo, guardate, non lo dico in modo critico o autocritico, lo dico sempre per un principio di onestà intellettuale tra di noi. Insomma, io capisco la logica rassicurante che abbiamo utilizzato, che il governo ha utilizzato nella prima fase, però non basta dire nessuno perderà il lavoro per il Covid-19, perché non è vero. Molti perderanno il lavoro per il Covid-19. Il dato di ieri o ieri l'altro dell'Agenzia per il Lavoro delle Nazioni Unite stima 195 milioni di posti di lavoro persi, 20, per fare un esempio, 25 milioni solamente nel settore aereo, aerospaziale. Allora, se questa è la dimensione della crisi della crescita, del PIL, dell'impatto sull'economia reale, delle conseguenze che produrrà, allora ripensare il modello produttivo è anche il modo per salvare e mettere in sicurezza le istituzioni della democrazia. Perché non illudiamoci, in queste settimane abbiamo vissuto tutti un grande senso di visione di responsabilità del Paese. Quello che, se la mattina scendete, andate al Conad, non so che supermercato avete vicino a casa, fa stare la gente ordinatamente in fila a 2 metri di distanza, nessuno che protesta, i primi giorni c'erano anche le canzoni dai balconi. Però quando noi usciremo dalla fase più acuta dell'emergenza, se la dimensione dello Stato non è in grado di fornire delle risposte credibili e convincenti a quelli che si trovano nella condizione di riempire il carrello della spesa, dar da mangiare ai ragazzi, noi ci troveremo di fronte nuovamente ad una reazione rabbiosa che potrebbe mettere in discussione esattamente i saldi di quella difesa delle istituzioni, della democrazia, della rappresentanza, per come l'abbiamo intesa. Qualche giorno fa Roberto Esposito, che è un filosofo di grande spessore, invitava sulle colonne dell'Espresso, in un breve articolo ma assolutamente significativo, invitava la politica a non rinunciare, a non abdicare la sua funzione, al suo ruolo. Diceva: è importante non medicalizzare la politica. I medici, i ricercatori, gli scienziati hanno un ruolo centrale in questa vicenda, decisivo, vanno ascoltati. Poi ci deve essere un'assunzione di responsabilità della politica sulle scelte che riguardano il dopo. E anche per questo
Io credo che iniettare liquidità non basta, perché è fondamentale farlo. Io penso che il decreto di ieri sulle garanzie offerte dal fondo di garanzia alla PMI e dalla SACE alle imprese che vanno dal piccolo artigiano sino alla grande impresa sia una strada assolutamente necessaria e che abbiamo fatto bene a intraprendere, ma la sola liquidità non basterà, perché puoi anche regalare la macchina a uno che non ha la patente, ma se non ha la patente non guida. Noi dobbiamo riflettere, non vi sto dicendo è così si fa, perché poi non ho titoli per dirlo, però riflettere sì, anche su soluzioni più radicali, come quella che prevede per una certa fase di recuperare una dimensione dello Stato come datore di lavoro di ultima istanza, che recuperare una suggestione di Anthony Atkinson, che ha dedicato al tema della lotta alla disuguaglianza un tomo strepitoso che è all'origine di molti altri studi, compreso quello molto più glorioso e famoso di Thomas Piketty, che però ad Atkinson si è ispirato, e conta molto su quali settori noi indirizzeremo questa attività di ripensamento dell'attività e del ciclo produttivo di questo paese, che vuol dire, se pensiamo all'Italia, oggi è crollato un ponte a Massa, che vuol dire la messa in sicurezza del territorio, del suolo di questo paese, che vuol dire affrontare il dopo anche pensando che debba esserci la stagione di una grande ricostruzione nazionale. Si usa molto la metafora della guerra. Ok, benissimo. Allora, dopo una guerra ci fu esattamente quell'opera di ricostruzione che trasformò l'Italia in una manciata di anni. E non fu solamente il piano Marshall, come sapete benissimo, che arrivò nel 49 in Italia, ma fu un atto di ricostruzione che mise veramente le radici di un nuovo modello di sviluppo per il nostro paese. Volevo chiudere con due fuorisacco su due questioni che mi stanno a cuore, ma ho visto che l'ho fatta lunghissima e quindi è giusto fermarsi, e vi ringrazio ancora di questa occasione. Grazie a te Giovanni, ma insomma abbiamo buon tempo per domande e per poi la replica, quindi insomma tutti fuori sacco che puoi avere, insomma sono tutte preziose, perché sono tutte perle di acume e di cultura. Ecco, solo una cosa, Giorgio, più che domande, figuriamoci, fa piacere, a parte che non so se sono in grado di rispondere, però approfitto io di voi, mi farebbe molto piacere negli interventi proprio chiedervi come la vivete, come la state vivendo e anche la sensazione che avete rispetto alla gestione politica del dopo, perché questo può essere un elemento molto utile e anche prezioso per capire come dobbiamo muoverci noi come partito. Grazie ancora. Va bene, ottimo, anche questa molto bella questa suggestione. E, allora, noi abbiamo al momento, abbiamo come interventi abbiamo Alberto Paris e poi Gianni Ferrante, mi sembra. Poi non so se ci sono altre prenotazioni. Giusto? Quindi darei la parola a Alberto. Allora, premesso per Cooperlo che io sono un medico. Circa l'infezione ci sono due notizie, una buona e una molto meno. La notizia buona è che il problema Covid si sta circoscrivendo. Io vengo da una conversazione con un mio allievo che lavora in un reparto Covid. Dietro le cifre sui buoni risultati ci sta indubbiamente il fatto che i medici stanno imparando a gestire i malati, perché poi insomma essendo una cosa totalmente nuova i medici hanno dovuto imparare a gestire. Oltretutto vi posso dire come io passo il tempo della reclusione studiando questa infezione. Stanno venendo fuori delle cose che erano già state pubblicate ma che non avevamo guardato con la necessaria attenzione. Quindi il problema Covid diciamo che è in via di circoscrizione. Poi ci vorrà non tanto il vaccino, perché la vaccinazione è complessa, quando ci vorrà l'antivirale specifico, ma anche su quello stanno lavorando. La cattiva notizia è un'altra ed è molto peggio. Ed è un bellissimo editoriale del New England l'ultimo uscito, che è intitolato Opening Pandora Box. Il problema non è il Covid-19. Il problema è che negli ultimi 30 anni è la quarta volta che un virus degli animali diventa
patogeno per l'uomo. Si ritiene ormai che anche il virus HIV sia di origine animale, si sospetta che anche quello sia nato nei pipistrelli, usando come ospite intermedio le scimmie. Poi abbiamo avuto la SARS nel 2004 e la MERS nel 2014, che ancora c'è, ma in Arabia Saudita, e quindi se ne parla di meno. Il problema è che sta succedendo qualcosa, e c'è, e questa è un'osservazione che rivolgo, non è un'osservazione, è una riflessione che voglio sottoporre proprio a Cooperlo. Il problema è il rapporto tra questo problema, cioè il salto del patogeno dall'animale all'uomo, e il nostro modo di vita. Il crowding, cioè il fatto che noi siamo 7 miliardi e mezzo di persone e che viviamo necessariamente in concentrazioni umane che non si sono mai viste, e che accanto a questo abbiamo una facilità di spostamenti che è la condizione migliore per la diffusione delle infezioni. Questo è un problema. Questo è un problema sul quale dovrà riflettere la politica, perché nel rapporto politica-medici le scelte le fanno i politici. I medici devono dare i dati, perché si ragiona solo sui dati. E i dati sono che l'infezione Covid-19 è verosimilmente in via di contenimento, ma se io dovessi fare una battuta, non ho paura del Covid-19. Ho paura del Covid-20. Perché quello che il Covid-19... Guardate, scusatemi, una premessa fondamentale. Non si faccia mai confusione fra infezione e malattia. Infezione vuol dire che il virus è penetrato in un organismo. Malattia significa che questo virus, in questo caso, o qualunque altro agente patogeno, ha causato una malattia. Le due parole non coincidono. In tutte le grandi epidemie, necessariamente, pure nella peste nera del 1348, ci sono stati un sacco di persone che si sono infettate e non si sono ammalati. Questa è la norma. Infezione non è sinonimo di malattia. È un problema, perché l'infetto è comunque uno che trasmette l'infezione. Questo è il problema. Questo è il problema per cui l'isolamento sociale è necessario. Perché chiunque di noi potrebbe essere infetto e potenzialmente poter trasmettere la malattia. Il vero problema è che accanto ai problemi che ha molto bene, devo dire, Cooperlo, io la vedo stasera, a parte i passaggi televisivi, ma l'ho apprezzata moltissimo, indegnamente. Lei è molto bravo, molto bravo. Ma quello che lei ha detto è ottimistico. Qui siamo ancora oltre. Qui noi probabilmente dovremo cambiare il modo di vivere. E io non riesco nemmeno ad immaginare. Io parlo solo dal punto di vista medico. Le concentrazioni di milioni di persone e la facilità di spostamenti da un luogo all'altro predispongono l'umanità alla ripetizione di epidemie di questa natura. E questo è un problema con il quale la medicina si dovrà confrontare, ma la medicina potrà operare solo tecnicamente, dovrà essere la politica. Quello che io ho apprezzato molto di più del discorso di Cooperlo, sul quale mi piacerebbe che lui parlasse ancora, questa fine di questa corsa frenetica al privato. Veda, Cooperlo, il sistema sanitario italiano ha retto anche abbastanza bene perché c'ha i medici di base. Perché in questo momento a Roma chi è sintomatico chiama il medico di base, ed è il medico di base a Roma, pare che non sia successo a Milano, ma non ho dati per cui non lo affermo, a Roma il medico di base che dice se il paziente necessita o no del ricovero a seconda dell'andamento clinico. Noi dobbiamo difendere, noi
la nostra famiglia politica, io l'ho vissuto in prima persona, ma Cooper lo ha più o meno la mia età, l'abbiamo vissuto insieme. Abbiamo vissuto la battaglia per il sistema sanitario nazionale. Noi quello dobbiamo difendere. Noi oggi abbiamo una uscita dalla crisi medica ragionevolmente. Purtroppo le parole di Johnson non sono antiscientifiche. 13.000 morti sono un numero spaventoso, ma non è quello che avrebbe potuto essere. Avrebbe potuto essere all'ordine delle centinaia di migliaia di morti. Quindi è andata anche bene. Ma noi dobbiamo continuare a difendere la sanità pubblica e in particolar modo difendere e potenziare il ruolo dei medici di base, combattere l'ospedalizzazione, perché dietro l'ospedalizzazione ci stanno le bramosie, diciamolo, scusate, chi mi conosce, a parte Cooper, lo sa che sono abituato a parlare apertis verbis, ci sta la ingordigia dei politici. La sanità è diventata la mangiatoia dei politici. È questo che noi dobbiamo combattere. Una sanità pubblica finalizzata al perseguimento della salute dei cittadini e non alle mangiatoie ho letto, io sono abruzzese, l'assessore regionale al bilancio dell'Abruzzo, che è anche medico, ha fatto domanda, che è stata accolta, di riprendere servizio nello staff del direttore generale dell'ASL, approfittando dell'emergenza. A che cosa serve lui, che non ha mai lavorato con un malato in vita sua? Questo è quello che noi oggi dobbiamo combattere, ma dobbiamo difendere prima di tutto la nostra sanità pubblica. Il Covid purtroppo ce lo lasceremo alle spalle, ma dobbiamo stare molto attenti a quello che potrà succedere dopo, ma non dico dal punto di vista economico e politico, ma proprio dal punto di vista medico. Grazie. Grazie Alberto, che appunto è stato medico fino a pochi mesi fa, lo dico, spiega già al Policlinico Umberto I, è anche docente, e Gianni Ferrante e poi il professor Cesare Pinelli. Sì, buonasera a tutti, mi sentite? Sì. Mi sentite? Io ti sento tutti. Ok, allora... Dunque, Cooper lo accennava al fatto, diciamo, di riferirsi al dopo, insomma, che è un problema gigantesco, e effettivamente lo è. C'è anche il problema del cosiddetto durante, cioè se abbiamo capito che questa vicenda in modo differenziato andrà avanti per un anno o due in modo appunto diversificato, davanti abbiamo questo problema del durante, cioè del rilascio da una situazione di chiusura totale a una progressiva ripresa, sapendo che c'è un problema di salute contemporaneamente, che c'è un problema di carattere economico gigantesco a cui lui stesso accennava chiaramente. Ora, diciamo, un po' sgombrato il campo dal fatto che ci sia un po' qualche atteggiamento un po' troppo allegro, nel senso di produrre ancora ulteriormente debito da riversare su generazioni future, anche il luogo comune per cui l'Europa, come dire, in qualche modo non ci dà niente, insomma, mentre invece, diciamo, c'è un contenzioso pesante aperto, ma diciamo c'è anche uno scambio proficuo nel rapporto con l'Europa, perché veramente se non ne ricavassimo nulla, diciamo veramente che cosa ci stiamo a fare dentro, insomma, mentre invece così non è. Ora mi sembra che anche dalle cose che lui ricordava, il punto del contendere è come si esprime la solidarietà europea in un frangente del genere. E quindi c'è questa contesa fra Eurobond o Corona Bond e MES, e forse anche a qualche altro strumento che mi pare che la Francia abbia avanzato qualcosa con un diverso titolo, insomma. E, ora, mi sembra che, diciamo,
Il giudizio dei paesi nordici, compresa Germania, quindi Olanda e via dicendo, e Finlandia, sia quella, come dire, di una relativa fiducia verso il nostro paese, che mettiamoci anche le tre recessioni degli ultimi 10 anni. Però, insomma, come dire, la battaglia contro il debito pubblico, insomma, diciamo, non ha avuto grandi esiti positivi. Quindi c'è un giudizio di affidabilità che forse qualche margine di verità ce l'ha. Ora mi sembra, come dire, che per inserire gli eurobond ci sia un problema di tempi, e cioè che non sia una cosa facilmente attuabile. Mi sembra che il MES, come mi pare anche Cooper lo sostenesse poco fa, diciamo, si potrebbe prestare per l'occasione, salvo discutere un attimo il problema della condizionalità, insomma, vedere un attimo come adattarlo. E lui stesso avanzava il dubbio o la possibilità che ci fosse un problema di politica interna nel rapporto entro la stessa maggioranza o nel rapporto fra maggioranza e opposizione, per cui il MES appunto è la troica, è il diavolo e cose di questo tipo, e quindi forse sembrerebbe che Conte non possa sostenerlo per queste motivazioni. Ora, appunto, io la cosa che chiederei è il punto di vista del partito, insomma del PD, da questo punto di vista. È vero che c'è un sostegno agli euro bond, ma mi pare, come dire, che appunto ci sia una scarsa praticabilità del ricorso a questo strumento, e che forse invece l'altro ha le caratteristiche per poter affrontare il problema. Ma mi pare che anche fra di noi ci siano giudizi molto diversificati, nel senso che si annette, cosa che francamente, diciamo, non ho chiara, si dice che il MES appunto sarebbe un elemento distruttivo, e non si tiene appunto conto di quest'altro elemento che è, come dire, se ti fanno un prestito, forse qualcuno ricordava, leggevo da qualche parte, che se un comune è indebitato e va in fallimento, lo Stato lo copre, e lo Stato lo copre economicamente, ma poi gli impone delle condizioni di rientro, e questo è praticato da anni in Italia, per tutti i comuni che hanno avuto problemi, diciamo, gravi da questo punto di vista. Quindi gli impone di non fare assunzioni, gli impone di aumentare le tasse e altre cose di questo genere qui. Insomma, voglio dire, per dirla banalmente, un debito in qualche maniera va in qualche maniera onorato, vanno date delle garanzie. Chiunque di noi riceve un prestito in qualche maniera è tenuto a dare delle garanzie. Grazie. Ok, grazie Gianni. Giorgio, scusa un attimo. No, ricorderei a tutti di attenersi al massimo a 2 minuti per gli interventi, perché sennò rimaniamo qui fino a mezzanotte. Io non ho problemi, però. Ma il mio era effettivamente... Era più breve del precedente. Non facciamo discussioni. No. Vabbè. Sì, ma faccio una mozione d'ordine, mi oppongo io, non si può discutere in 2 minuti, dai, prendetevi il tempo che volete, poi alla fine si resta, chi resta resta, alla fine c'è una medaglia per gli stoici, tanto che dovete fare? Dovete vedere l'eredità, è un mese che state a casa a vedere l'eredità la sera, no? Stasera vi annunciate. Va bene. Professor Cesare Pinelli, ci sei? Ci sei, Cesare? Non ci sei. Aspetta, ti hai riprenotato. Eccoci. Mi sentite? Ti sentiamo. Mi pare che questa precisazione di Gianni sia... Ciao, Cesare! Ciao! Quanto di più opportuno ci sia, non perché io voglio parlare per mezz'ora, per carità, però 2 minuti è veramente poco. Sarò però veramente, cerco di essere stringato e soprattutto... di tenere conto della tua richiesta,
e cioè di vedere come la vediamo sulla gestione politica di questo momento e soprattutto del futuro. E anch'io vorrei partire da però un pezzo del tuo intervento in cui ti chiedevi se questa rigidità nostra sul MES non rivelasse in realtà una difficoltà alla fine di tenere insieme la maggioranza. Io credo proprio di sì, perché in realtà dal punto di vista della trattativa siamo oltre il momento in cui la rigidità sul MES consente di arrivare a un punto di caduta utile nel compromesso possibile con la Germania. Siamo oltre, perché sono passate due settimane, incontri, siamo al patetico, cioè tra l'Eurogruppo e il Consiglio europeo c'è un rimpallo che dura da 20 giorni, l'uno rinvia all'altro e l'altro rinvia all'uno. Insomma, siamo già a questo punto, quindi è evidente che c'è dell'altro nella posizione italiana. Io sono, se dovessi dire che cosa penso del MES, io credo che dobbiamo stare attenti sicuramente al fatto che la richiesta di una stretta condizionalità è scritta nei trattati. Quindi, diciamo, per quanto si possa allentare, per quanto si possa stare attenti, certamente questo è un dato di fatto. La troica no, non c'entra assolutamente niente, non è che arriva la troica, però la stretta condizionalità, il modo per allentarlo con i falchi che ci stanno, insomma, è piuttosto complicato. Per cui io sono d'accordo con quello che ha detto Lucrezia Reichlin, soprattutto sul Corriere della Sera. Non bisognava impiccarsi su questa cosa, perché è abbastanza pericoloso, ecco, perché potremmo uscirne abbastanza male, anche se abbiamo questa volta i paesi del sud, anche insomma una mezza Europa sta dalla parte nostra e per fortuna non siamo soli, però è un rischio forte che stiamo correndo per ragioni politiche, ecco, per ragioni di politica interna. Questa è la cosa più grave. Queste ragioni di politica interna, se stanno venendo fuori ora, figuriamoci se non verranno fuori nelle prossime settimane. Ma è sicuro, perché c'è una chiara posizione speculativa da parte soprattutto di Salvini, che sta a guardare il cadavere che passa sul fiume, sostanzialmente. Lo sta aspettando e sta facendo di tutto, nonostante la sua posizione totalmente scomposta, ma sostanzialmente lui sta facendo questo, sta aspettando che passa questo cadavere del governo. Allora, la questione si intreccia, a mio avviso, con la necessità, in un momento del genere, di fare un discorso di verità agli italiani. Questo discorso di verità consiste nel fatto che non siamo più nel momento in cui possiamo permetterci di continuare in questa altalena Stato-mercato, perché anche lo Stato, il mercato, l'abbiamo sperimentato, ne abbiamo visto i fallimenti, ma abbiamo visto i fallimenti anche dello Stato in Italia. Fino a quando noi non riusciremo a dire ad alcuni gruppi sociali che sono sempre riusciti a farla franca, sempre nella storia della Repubblica, riuscendo a camuffarsi, e non stiamo parlando soltanto di quattro ricconi, stiamo parlando, secondo me, di qualche milione di persone a fronte delle altre decine di milioni che invece tirano avanti. Allora, a questi, e non parlo solo degli evasori, anche se gli evasori sono molto importanti, bisognerebbe riuscire a fare un discorso di verità, e lo si può fare solamente attraverso una grande coalizione di forze, non politica, intendiamoci, di forze sociali che metta insieme il meglio, la parte produttiva del paese, in cui lo Stato certamente ha un ruolo trainante, ma ci devono stare anche i privati in questa ripresa, in questa rinascita, altrimenti secondo me rischiamo di andare
verso un polo, un altro polo sbagliato, cioè in altre parole, vista la deriva che aveva preso il reddito di cittadinanza, una deriva tutto sommato abbastanza assistenzialistica, diciamo la verità, e beh, c'è il rischio di una prosecuzione, con altre parole, di quella roba là. Questo veramente non lo vorrei, anche se so bene che è fondamentale recuperare lo spirito pubblico, ma proprio per questo, quale spirito pubblico? Uno spirito pubblico oggi non si può recuperare senza un discorso di verità ad alcuni italiani, soprattutto, non a tutti. Ecco, spero di essere stato chiaro. Sicuramente. Chiarissimo, grazie. Grazie, professore. E allora, Michele Vacca e poi Fabio Palombo. Sì, esatto. Io mi volevo innanzitutto riallacciare a questo discorso, nel senso di non, come sempre, andare a finire in un cul-de-sac per problemi di tattiche, di maggioranza, eccetera. Cioè, il punto che va chiarito a noi stessi e quindi a chi è coalizzato con noi al governo è possibile fare un Eurobond effettivamente senza avere tutta un'altra serie di cose a monte a livello europeo, per le quali ci vuole una convergenza che non c'è né ci sarà in tempi utili? Questo è il vero problema. E tanto più che poi Conte, che è stato, diciamo, scelto dai 5 Stelle, l'ha impostata bene in Europa la questione del MES, cioè è una roba pensata per crisi asimmetriche. La crisi adesso è simmetrica, quindi si rimetta mano al MES, si cambino un pochino magari delle condizioni. Che quello però che volevo chiedere, appunto, è c'è questa volontà di fare chiarezza con i 5 Stelle, oppure si spera che le cose vadano un po' da sé, la barca va a lasciare andare, perché può essere pericoloso, appunto, come è stato detto anche nell'intervento di Pinelli precedente, può essere pericoloso stare lì a rimpallare questa questione senza che chi, appunto, ha voce in capitolo poi chiarisca le cose. E poi, per quanto riguarda l'ultimo tema posto da Cuperlo, la questione dello Stato come datore di lavoro di ultima istanza, che c'è una differenza tra datore di lavoro di ultima istanza alla Keynes, cioè scavare buche e fare cose che fanno lavorare, ma poi finita l'opera si chiude, non è che si crea un parastato che grava poi sugli altri. La questione, diciamo, a partire, diciamo, da questa questione, e dato il bisogno di fare anche infrastrutture, di mettere in sicurezza tante zone del territorio italiano, quindi di lavoro c'è, e quindi mancando lavoro, perché si perderanno posti di lavoro, si potrebbe un po' tamponare. La domanda che volevo fare un po' più specifica su questo tema è, dato che c'è da tempo una proposta di Italia Viva che si chiama Sblocca Cantieri, che magari non è esaustiva al 100% rispetto all'entità della crisi, però c'è una volontà, un'idea nel PD di convergere su questa proposta, si sta già facendo. Credo che, insomma, mi fermo qui sulle domande, grazie. Grazie. Sì, grazie Michele, bello conciso e preciso. Allora, Fabio Palombo, e poi c'era Mariella che voleva farmi però una domanda sulla BEI, giusto? Però intanto Fabio Palombo, si prepari Mariella. Sì, intanto grazie per questa interessante chiacchierata e grazie a Cuperlo per aver messo, per stare qui ad ascoltarci. Per rispondere alla sua prima domanda e su come passiamo il tempo, io vorrei partire proprio dallo smart working, no? Perché appunto ci sono 8 milioni di italiani che sono in smart working in questo momento, e io sinceramente penso che sia stata una scoperta che dobbiamo al Covid-19 che ci ha fatto stare a casa. Quindi perché tornare alla normalità di prima? Cioè, per me, voglio dire, io faccio il ricercatore, voglio dire, posso lavorare a casa 7 giorni e andare poi in laboratorio a occuparmi della ricerca nella settimana successiva. È una cosa che ho scoperto adesso.
giriamo per una Roma incredibilmente vuota e mi dispiace per chi non si può muovere, voglio dire, però voglio dire, è quello che dobbiamo fare, stare a casa e lo facciamo, ma non ho nessuna intenzione di tornare alla vita di prima, cioè penso che sia una grande occasione e credo che la domanda che volevo fare appunto era proprio su questo, cioè se il PD sta pensando anche a delle nuove forme di lavoro che comprendano non come opzione ultima dello smart working, ma di inserirlo realmente nei contratti nazionali di lavoro. Cioè oggi questa legge del 2017 ci impone di fare una contrattazione col datore di lavoro per avere lo smart working. Dovrebbe essere per alcuni tipi di attività una forma normale, cioè anche per i ministeri, per chi comunque può fare un lavoro da remoto e il lavoro in ufficio o in qualsiasi altra sede dovrebbe essere un'opzione ultima. Ovviamente, qui concludo, avremo anche delle ricadute sulla vita, sul distanziamento sociale, che comunque non tornerà ad essere normale, come giustamente diceva prima Paris, molto presto. Cioè il Covid-20, l'ipotetico ci potrebbe essere, quindi dobbiamo, come dire, strutturare questa vita in una nuova forma. E sarebbe bello che il PD prendesse la leadership in una nuova forma di lavoro innovativa che potrebbe essere poi copiata anche da altri paesi in Europa. Grazie. Va bene, grazie Fabio che appunto hai anche assecondato la suggestione sullo stile di vita come testimonianza dello stile di vita. Allora, Mariella, c'era... Sì, mi sentite? Sì, Mariella, sulla... Sì, salve. Se possibile. Come? Sempre, mi raccomando, sulla coincisione dell'intervento, tutto qua. Vai, sì, vai. Sì. Allora, per uscire dall'impasse messe sì, messe no, che si combina, si intreccia poi con problemi interni che anche la Germania, la coalizione che c'è, la Germania, c'è questa destra molto forte, poi diciamo l'Olanda che è un paese... vabbè, un po' particolare per via del suo sistema fiscale, eccetera, non ama molto queste cose solidaristiche. Quindi, per uscire da questa fase, cosa ne pensano, ne vorrei recuperlo, della BEI, cioè di far mettere in campo la BEI, la Banca Europea degli Investimenti, che nel suo statuto ha quello di raccogliere fondi, e quindi è una cosa, sempre un prestito obbligazionario, no? Che però poi sono acquistati dalla BCE. E vengono prestati agli stati che ne hanno bisogno, no? Tra l'altro anche i paesi del nord insomma hanno un po' bisogno di soldi, tipo la Svezia, un letto che ha bisogno di insomma anche lì sta arrivando il coronavirus e anche loro hanno delle difficoltà. Quindi diciamo per la serie, non incaponiamoci col MES perché abbiamo problemi interni, allora andiamo verso altre strade che però richiedono tempo, perché ha detto un intervento di prima, se non mi ricordo chi, obbligazioni, corona bond o euro bond hanno bisogno di tempo. Forse con la BEI la strada potrebbe essere più semplice, ma non so. La seconda cosa, e cosa ne pensa l'onorevole e voi tutti, di lanciare un prestito interno, perché questo potrebbe avere un effetto positivo nei confronti degli stati europei, visto che hanno un giudizio su di noi che non siamo, diciamo, che abbiamo questo debito pubblico molto grande, molto elevato, eccetera. Potremmo in questo modo, non so, tramite la cassa depositi e prestiti, ma non so, queste sono delle tecnicalità che io non so, potremmo dare l'impressione, potremmo intanto cominciare noi, no? Come si dice, camminando s'apre cammino, uno comincia la strada e poi dopo la raccolta sul mercato finanziario tramite le obbligazioni della BEI potrebbe essere accolta con più, diciamo, consensi. Grazie. 2 minuti sono stata, diciamo, entro 2 minuti. Allora, abbiamo adesso Paolo da Genio. Paolo, ti prepara Emma, dopo Paolo. Paolo, ci sei? Ecco qua, sì. No, io vorrei esprimere più che altro un sentimento del momento, che a me sembra che questa situazione crea una grande ingiustizia generazionale. Nel senso che
gli esiti mortali di questa epidemia sono a carico degli anziani. Però noi, con il blocco che c'è stato all'economia e quindi la necessità di mettere liquidità e via dicendo, e creiamo un grande debito e questo qua sarà sulle spalle dei nostri figli, insomma, sui giovani. Ora, più che altro appunto è una domanda, è meno di una domanda, è un'osservazione. Poi il secondo punto è questo, cioè noi abbiamo affrontato, cioè il governo con molta decisione ha affrontato questa epidemia per la prima volta, credo, nella storia, forse qualcuno ne sa più di me, con l'isolamento fisico generalizzato. Però normalmente, per uscire, insomma, probabilmente non è che esiste solo l'isolamento fisico generalizzato, cioè si potrà avere degli qualcosa del genere, accennava anche il ministro Speranza. Cioè praticamente che attualmente abbiamo visto soltanto schierati gli ospedali, ma in effetti in un'epidemia che si svolge nel territorio, nella comunità, il modo per affrontarla è normalmente è quello là di affrontarla nella comunità. Quindi il ministro aveva detto: noi dobbiamo attrezzare molto fortemente il territorio, come è stato anche accennato al prima, perché appunto ci saranno piccoli fuochi, ha detto, ho sentito bene, e quindi questi piccoli fuochi vanno spenti, però questi piccoli fuochi per spegnerli c'è bisogno di... Quindi secondo me ci sono strategie alternative, perché io dubito che, questa era l'ultima cosa, dubito che noi riusciamo, anche bloccando tutto, riusciamo a tenerci in casa senza perdere di umanità. Cioè a lungo, senza perdere produttività, umanità. Sì, è d'accordo, ci stanno dei cambiamenti che si possono fare, come è stato detto giustamente poco fa. Cioè lo smart working, tutto quello che si può fare. Quindi qualcosa cambierà, però noi non possiamo, cioè dobbiamo tornare a vivere, insomma, secondo me. Ecco. Bene. Socialmente, ecco. Ottimo. Allora, Emma... Emma e poi Caterina e chiude Niccolò e direi che chiudiamo con gli interventi e poi lasciamo la parola a Gianni per la replica. Intanto buonasera, grazie, buonasera a tutti. A Gianni, io purtroppo ho cominciato ad ascoltare quando la parte introduttiva era già cominciata. Volevo fare tre brevi osservazioni che implicano tre domande. Il primo è sullo smart working. Io l'ho sempre fatto, adesso ovviamente lo faccio di più, credo che per molti sia una novità, però io lo considero ancora un'attività, diciamo, di lusso, perché il tema vero è che si può fare smart working di massa soltanto se il livello di innovazione tecnologica ed organizzativa si evolve velocemente. Il Comune di Roma sta facendo smart working, ma i fascicoli non sono digitalizzati, quindi i funzionari sono a casa ma non accedono al contenuto dei fascicoli e di fatto ci sono imprese, professionisti, uffici interi che sono bloccati perché appunto non si può andare avanti. Quindi questo dello smart working è un tema gigantesco che comporta appunto a monte il fatto che una delle grandissime sfide che ci aspettano, qui parlo anche di Roma perché su Roma ci sta proprio, è quello appunto dell'innovazione tecnologica e organizzativa e anche delle reti, perché poi il problema molto spesso non sono i device quanto la velocità, no? della connessione, e mi sembra un tema su cui insomma il PD potrebbe, noi tutti potremmo avere qualche cosa da dire. Il secondo tema è quello economico, non è esattamente l'argomento su cui io sono più ferrata, non è proprio tanto uno dei campi di azione, però a me sembra che questo sia
il discorso sul quale il governo sia sinceramente più in ritardo. I posti di lavoro che stanno saltando e che salteranno sono milioni, quindi è una cosa che proprio non si riesce nemmeno a concepire. E dunque sicuramente cambierà tutto e non abbiamo, credo, ancora nemmeno la testa e gli occhi per poter pensare come diventerà. Però qualcuno ci sta pensando. Prima Gianni parlava di forum di disuguaglianza e diversità e anche l'Alleanza dello Sviluppo Sostenibile di Giovannini, per esempio, tra i soggetti che io conosco, hanno fatto delle proposte. Ma qualcuno le sta ascoltando quelle proposte? Cioè, Gianni, tu hai la sensazione che da queste parti, insomma, diciamo anche più sensibili, se vogliamo anche un po' più evolute, più aperte del paese, che si stanno comunque prodigando, ci sia poi un riscontro? Perché la mia sensazione è che appunto alcuni parlino e facciano delle proposte, ma non ci sia nessuna capacità di comprenderle e quindi nessun feedback. In ogni caso, se io fossi, insomma, nella stanza dei bottoni, in questo momento suggerirei di correre più veloci possibili sul tema fase 2, fase 3, fase 4, legato al lavoro e all'occupazione. Tutto qua. Grazie Emma. E Caterina, anche se poi, e poi sì, Mariella per un'ulteriore puntualizzazione, giusto? Dunque intanto Caterina Zuccaro. Allora, aspetta che devo ritrovare il foglietto, sennò poi mi perdo. Allora, tre punti. Prima di tutto grazie a Cuperlo per la sua lucidità nel leggere la situazione, quindi anche la lucidità della sua introduzione. Volevo dire tre cose. Uno, è vero che Conte si è presentato in Europa dicendo che questa è una crisi simmetrica. In realtà è simmetrica solo in parte, cioè è simmetrica per quanto riguarda la causa della crisi, ma non è affatto simmetrica per quello che riguarda invece le condizioni in cui si trovano i diversi paesi che stanno affrontando questa crisi. La nostra differenza rispetto agli altri sta drammaticamente nel nostro debito pubblico, che non si riesce ad abbattere nonostante l'austerità, nonostante tutti i sacrifici fatti in questi anni, e che anzi sta riesplodendo, ma non adesso col coronavirus, è ovvio che riesploda, ma già riesplodeva prima. C'è poi il problema dell'evasione fiscale, che da noi è enorme, è incontrollabile. Finora tutto ciò che è stato fatto è stato assolutamente parziale, non si è riusciti a recuperarla in maniera significativa. E c'è il grande fenomeno della corruzione, che è un altro dei nostri problemi finora insuperabili. Non so se non ci si è mai impegnati seriamente o se è qualcosa proprio di genetico e connaturato alla nostra classe dirigente, sia imprenditoriale che politica. La stessa crisi della sanità, la stessa difficoltà in cui si trova la sanità in alcune regioni è dovuta a questo fenomeno qui, e quindi alle misure poi per riappianare i debiti, eccetera. Secondo punto, l'upgrade tecnologico, ne ha parlato anche Emma Miconi, ne ha parlato Fabio Palombo. Abbiamo fatto un balzo enorme in pochissime settimane, ciò che fino a 10 settimane fa era impensabile, adesso è in atto, pur con una serie di problemi che sono dovuti essenzialmente alla impreparazione sia delle aziende che delle istituzioni a questo tipo di lavoro. Sarebbe assurdo tornare indietro una volta finita questa crisi, però i problemi li conosciamo tutti. I problemi sono legati, come diceva Emma, soprattutto al discorso che è un problema di reti, e le reti, noi siamo molto in ritardo da questo punto di vista sulla realizzazione delle nuove reti veloci. Parlo del 5G, stiamo ancora lì a discutere, è uno dei tanti aspetti della nostra arretratezza sulla quale non si capisce poi perché non si riesca a prendere una decisione, quindi a innescare un processo di adeguamento tecnologico.
L'altro problema a proposito di paesi del nord e del sud è legato un po' anche dell'Europa, è legato un po' anche agli aspetti dei nostri problemi interni a cui accennavo prima, è che l'Europa, uno dei problemi che ha è quello dei sistemi fiscali che non sono affatto omogenei. Per cui oggi noi siamo osteggiati nelle nostre richieste, posso usare questo termine un po' leggero, siamo osteggiati nelle nostre richieste da un paese come l'Olanda, che se non è un paradiso fiscale vero e proprio, ci è molto vicino, tant'è vero che molte aziende italiane hanno messo lì la sede legale perché pagano meno tasse. Ecco, questa è una cosa che non so se possa essere fatta pesare, però è comunque un'asimmetria che andrebbe corretta in una prospettiva futura. È l'Europa disponibile a un discorso di questo genere di fronte a una crisi come quella che stiamo vivendo? Punto. Bene, Caterina, grazie. Allora, Mariella, voleva fare una puntualizzazione sulla domanda sulla BEI? Sì, scusate, sì, no, era più che puntualizzazione. Mi senti? Mi sentite? Vai, vai. Più che puntualizzazione, volevo dire questo. Quando parliamo di BEI, MES o di BCE, no? Parliamo sempre di strumenti finanziari, cioè di titoli, di obbligazioni che vengono emesse, no? Vabbè, la BCE compra i titoli dello Stato italiano in modo che i tassi di interesse siano tenuti bassi. Comunque parliamo sempre di strumenti, se ho capito bene, di finanziamento del debito, strumenti a debito, cioè soldi che dobbiamo ridare, mo per parlare proprio in soldoni. E, dovremmo anche focalizzarsi sulla nostra forza interna, per cui se diciamo... mostrasse l'opposizione più salinzucca, si dovrebbe affrontare in modo diciamo serio il problema di una piccola patrimoniale sulla prima casa, un'IMU riformulata su una riforma delle rendite catastali basandosi su quel bellissimo rapporto di Saccomanni della Banca d'Italia fatto al tempo del governo Letta. E dovremmo, insomma, ricavare dei soldi, quelli non sono a debito, quelli sono la tassazione della prima casa che l'80% degli italiani possiede e sono tutti soldi, diciamo, che poi non dobbiamo restituire a nessuno, ma li dobbiamo impiegare bene nell'ambito del bilancio pubblico. Ecco, è passato il momento della sacralizzazione della prima casa da un lato e poi della demonizzazione delle tasse e delle imposte. Il lavoro è duro, non è popolare, questo non è un tema popolare, però è un tema che dovrebbe essere affrontato, perché non è possibile, insomma, è diverso. Poi altro problema è l'evasione. Va bene, basta. Va bene, basta, grazie, finito. In realtà qua, Gianni, abbiamo proprio preso la lettera, perché qua c'è tutto un fermento di domande che vogliono essere poste. Allora, però, bene, prima abbiamo cominciato tutti uomini, adesso ci abbiamo tutte donne. Quindi Elisabetta e poi Irma Laurenti, preparatevi. Elisabetta? Eccomi, ciao, salve. Salve, ciao. Ciao, sono Etta Melandri, ti ricordi dai tempi della partita? Come no? Senti Gianni, il tempo è poco, però veramente grazie per l'introduzione che hai fatto, che tocca un po' tutte le cose. Io ci avrei tantissime cose da dire, però su due aspetti. Uno è, io sono terrorizzata per la fase 2, da tante cose come tutti quanti, ma in particolare dal rischio di una debacle politica, perché solo l'idea che una situazione come questa nella fase 1, nella fase 2 avesse potuto essere gestita da sovranisti, populisti e quant'altri mi fa accapponare la pelle. Quindi credo che la lentezza burocratica a cui tu hai fatto riferimento, faccio solo un esempio: io ho dovuto mettere in cassa integrazione alcune persone che collaborano col mio organismo, la domanda all'INPS non è ancora neppure stata protocollata, quindi questa cosa sarà
una cosa concreta e semplice su cui si giocherà il consenso di questo governo, così come è stata la debacle di quel primo click day, che poi non era un click day, insomma, sul bonus. E siccome da tutte le varie osservazioni che si fanno si capisce che questa fase 2, come è stato detto anche da Paris all'inizio, cioè molto si giocherà sul contenimento degli infetti, no? E quindi come si fa sto contenimento con gli infetti? Tutti i discorsi fatti li condivido sulla sanità di prossimità territoriale, eccetera, però poi a un certo punto la raccolta dei dati passerà attraverso le politiche della gestione dei big data. E i big data saranno veramente la sfida su cui si giocheranno le politiche, che da una parte devono essere tecnologicamente efficaci, ma dall'altra dare anche garanzie di democrazia. E se questi strumenti cadono in mano alle persone sbagliate, il cui consenso viene coltivato come viene coltivato tutti i giorni dai Salvini and Company, covando il rancore, tutte le brutture, che è veramente un po' da tremare. Quindi come possiamo, come PD, attrezzarci in tempo per costruire dei patti della gestione dei dati fra cittadini e strutture democratiche, uno da una parte, e l'altro è la coscienza ambientale e quindi anche le politiche di salvaguardia del pianeta, sostanzialmente, che devono diventare pratiche consolidate, ma anche guidate da norme che devono cambiare la nostra vita, perché sto passaggio del virus dal pipistrello all'uomo, adesso è inutile che mi dilungo io perché li sappiamo benissimo, ma insomma ci porta a una riflessione da cittadini del mondo. Quindi come possiamo già adesso cominciare ad attrezzarci? Okay. Grazie Etta. Allora, non ti avevo riconosciuto prima perché ho detto Elisabetta. Irma? Buonasera, io volevo sollevare un tema, il problema del welfare oggi, cioè spesso ci sono tanti lavori che possono essere fatti, svolti al computer, però ci sono anche molti lavori dove comunque oggi molte fasce deboli legate alla disabilità, comunque si trovano confinate, quindi quanto la tecnologia può, arrivare a sopperire a delle tematiche, tipo ad esempio io lavoro con le attività assistite con gli animali, quindi obiettivamente è un lavoro che non può essere svolto al computer, ma è un lavoro molto corporeo, sul contatto, sugli occhi. Adesso sto cercando di creare un'attività educativa proprio casomai al computer, dove uno ci si vede, si cerca di comunicare, ovviamente è un tipo di lavoro molto diverso. E spesso chi comunque ha delle difficoltà si trova comunque da solo. Quindi quanto veramente si possono trovare delle soluzioni che riguardano sia la tecnologia, che però stare anche vicino alle persone che hanno bisogno, perché a volte il computer non basta. E spesso il problema è anche l'isolamento, che è quello che prima... parlavi di quali nuovi valori riportare nella società. Cioè, secondo me, io sono una pedagogista e ho notato negli anni dei grossi problemi di istruzione dei valori educativi, e purtroppo l'educazione è un tema invece valoriale, perché se no creiamo delle società tutte, patologiche, ma non delle società nel tema educativo. Cioè bisogna riportare dei valori che si può reinsegnare delle tematiche che sono fondamentali, secondo me, proprio per la società dell'essere umano. Che un po' ci siamo persi, siamo tutti chiusi un po' nel nostro mondo, però non parliamo più della comunità. Quindi forse può essere anche un modo questo virus per riportare a galla dei valori che si sono un po' persi, come questi possono raggiungere le persone. Grazie. Grazie Irma.
Allora, e poi come diciamo ormai una tradizione e consuetudine, chiude la parte degli interventi il nostro Niccolò, che questa volta non sta più a Londra dove era prima, ma fino alla settimana scorsa, ma insomma anche lì. Non vi posso più fare il punto della situazione da Londra, però no, aggiungo questo elemento. Discutendo le varie cose, sì, no, io sono tornato, adesso mi tocca fare 14 giorni di quarantena e non esco fuori dalla mia camera. E per rispondere direttamente a Cooper, cosa faccio io mi vedo gli episodi di UFO Robot, quindi sono contento, non c'è niente da fare. E oltre a quelli ho i libri dietro della libreria che devo leggere. No, vorrei dire un paio di cose, e su questo mi scuso con Cooperlo se gli rubo un po' il lavoro, ma per una volta lo presento io un libro, e questo qui, Utopia per realisti, che peraltro è stato scritto da uno storico giovane olandese, che appunto tratta con tutti questi temi su che tipo di lavoro, la robotizzazione, e come sconfiggere la povertà, e c'è un tema interessante. Qui, per esempio, lui riporta il fatto che Keynes prevedeva già nel 1930 che gli esseri umani del 2000 avrebbero lavorato solamente 15 ore alla settimana. Ora non ci siamo proprio arrivati, però lui dice che lui pensava che appunto l'evoluzione, la digitalizzazione, la robotizzazione avrebbe liberato molto tempo agli esseri umani che avrebbero potuto dedicare a cose più piacevoli, a leisure time. Invece oggi siamo confinati in casa a morire di noia sostanzialmente. Però vorrei riportare il punto su, e vorrei chiedere a questo a Gianni, che però è scomparso, non lo vedo. Sono andato nella libreria di fronte perché ce l'ho, perché è stato là, tradotto, quindi, okay, quindi volevo esibire la copertina. Vabbè. No, dicevo questo, volevo chiederti a te una tua opinione, visto che la tua generazione oggi si trova a governare l'Europa, la domanda che ti faccio è: ma è possibile che rispetto alla generazione precedente, che è stata quella per esempio di Kohl, che ha vissuto la guerra e che ha sempre detto io voglio una Germania europea, non voglio un'Europa tedesca, e quindi credeva fortemente, evocando Thomas Mann peraltro, che credeva fortemente nell'integrazione della Germania, rispetto a quella generazione ha accolto stati tributati i funerali europei nell'emiciclo europeo. Ora c'è una nuova generazione che non si rende conto che deve fare un salto di qualità, cioè, oppure anche in una situazione di crisi, ma le abbiamo già viste crisi precedenti, cioè c'è stato il problema del debito, dei debiti sovrani nel 2011, c'è stato il problema dei migranti, c'è tuttora il problema dei migranti, perché la Turchia ce la siamo dimenticati, ma quei poveracci stanno ancora lì al confine, ha aperto i confini, cioè tutti questi problemi. La generazione che si trova oggi a governare l'Europa è in grado di capire che o fa un salto di qualità o non ci riesce? Io, guarda, lo dico, io sono nato nell'89, ho quasi 31 anni, io compio adesso lunedì prossimo. Io non ho vissuto appunto quelle sofferenze che hanno vissuto quelle generazioni che hanno subito la guerra, i traumi, il baratro del 1918, quello di Auschwitz nel 45. Infatti in Germania la chiamano la Stundnull, l'ora zero, proprio per dire la ripartenza totale. Però io a 15 anni ho letto un libro, e anche questo faccio vedere la copertina di nuovo, Niente di nuovo sul fronte occidentale, dove il protagonista di questa storia, Paul Bauer, era un ragazzo come me che voleva fare il disegnatore e purtroppo è morto nel fango delle trincee. Cioè, quanti di quei ragazzi della mia età avrebbero preferito avere un'altra vita e purtroppo si sono ritrovati appunto a fare carne da macello? Quanti sono tornati mutilati o psicologicamente alterati da quella vicenda? Ai ragazzi come me questa cosa, anche a voi, insomma, non è capitata. E io, cioè, mi chiedo sempre, noi l'Europa l'abbiamo fatta appunto per ragazzi come Paul, che l'hanno subita, cioè che hanno subito quel nazionalismo esasperato, che oggi purtroppo torna. Io ho vissuto per 3 anni nel Regno Unito, l'ho visto con la situazione della Brexit, e dove peraltro quel nazionalismo esasperato è entrato anche nei gangli profondi
della sinistra, del partito laburista. Io ho discusso con tanti, anche miei coetanei, profondamente l'exiteers, cioè convinti che il Regno Unito dovesse uscire dall'Unione Europea, che il Regno Unito potesse fare, appunto, spendere quanto gli pareva, fare politiche keynesiane senza alcun problema, se fossero andati al governo. Poi le elezioni, purtroppo, Corbyn le ha perse e quindi le cose sono andate così. Però mi chiedo anche, nei rapporti, io ho partecipato a tanti campeggi delle organizzazioni sociali, socialiste giovanili, ho avuto modo di interloquire con tanti coetanei della mia età che sono coscienti di questa cosa, però non si rendono conto. Io, per esempio, ho avuto discussioni con i ragazzi dell'organizzazione giovanile socialista finlandese. Loro non vivono l'Europa come la viviamo noi italiani, cioè la vivono diversamente. Ma è anche una questione culturale diversa, cioè mettere insieme 27-28 paesi quando ci sarà ancora un ulteriore allargamento ai Balcani, ogni popolo la vive in modo diverso. L'ho visto parlando con questi ragazzi, infatti qualcuno diceva il grande idolo della sinistra è Sanna Marin, no? La presidente, la premier finlandese. Noi nel Regno Unito ce n'è, almeno nel Partito Laburista me ne hanno indicato un'altra, che è Jacinda Ardern, il primo ministro della Nuova Zelanda, che invece è molto attenta e è riuscita a sconfiggere, anche comunque a tenere botta sulla questione del coronavirus, a vedere, appunto, a mettere in campo quelle politiche che si diceva, per esempio, che propone l'ASBIS sulla riconversione ecologica, sulla quale dovremmo assolutamente puntare nel prossimo futuro. Io ci ho lavorato quando sono stato per un breve periodo al Ministero dell'Ambiente su questi temi, purtroppo servono i soldi, quello è. Quindi io ti volevo chiedere, Gianni, secondo te come la vedi? Per la tua generazione pensi che sia il momento di dare la spinta qualitativa a questa Europa, anche per lasciarla a noi ragazzi, insomma, magari fare il salto ulteriore, come diceva De Gasperi, probabilmente l'Europa politica la vedremo un secolo dopo, appunto alla metà di questo ventunesimo secolo. Grazie per questa suggestione, insomma, di generazionale in tutti i sensi, come diceva De Gasperi, appunto il politico pensa non alle prossime elezioni ma alle future generazioni. Prima di dare la parola a Gianni, io leggo semplicemente un messaggio che ci è arrivato, e non so se penso che forse non sia più in connessione, è Adolfo. Grazie della bella iniziativa, grazie a Gianni Cupero per la disponibilità e il candore. Concordo pienamente che questo sia un momento storico, un'esperienza che rimarrà nella coscienza collettiva di tutti gli europei, e bisogna reagire di conseguenza con coraggio, sia in Europa che in Italia. Il tema della velocità, della risposta, efficienza burocratica, liquidità e nero. In Italia è chiave, anche viste le osservazioni fatte da Gabrielli sull'opportunità della mafia nella conferenza stampa di qualche giorno fa. Un saluto, un augurio di buona salute a tutti da Washington. Quindi questo lo dico, non conosco Adolfo, ma insomma mi piace questa, ci tenevo a comunicare questa, i paradossi, appunto, di questa distanza fisica, ma anche questa vicinanza che permette una fase straordinaria come il coronavirus. Gianni, a te le conclusioni. Oh, grazie, ma più che conclusioni io cerco di interloquire con le cose che avete detto. Intanto grazie veramente di cuore per l'occasione e anche la qualità della discussione. Peraltro questo mezzo tecnologico è fantastico, perché io vedo nella banda bassa, come voi credo, il numero di partecipanti, quindi adesso siamo ancora a 44 e sarà a scalare, perché l'ora è tarda, quindi quando rimaniamo io, Giorgio e Nicolò, soprattutto io e Nicolò che non può uscire dalla stanza, io prenderò atto che si è esaurita la spinta propulsiva della nostra iniziativa. E magari chiedo se ci sono ancora le persone che hanno posto la questione, così mi è più facile. Alberto Paris, ci sei? Alberto Paris... non lo so, se non risponde... Sì, non risponde. Sì, c'è. C'è? Io lo vedo, sì. Ci okay, sono. Okay. Ciao Alberto. No, è molto, molto interessante il primo intervento di Alberto. Io confesso, ovviamente non sono un medico e quindi mi muovo non con attenzione di più, insomma, con un sacrale rispetto. Qualche giorno fa su Repubblica, non so se Alberto l'hai vista, è uscita una pagina con una bella intervista ad un medico scienziato che si occupa da anni solamente di studiare, appunto, i fenomeni epidemiologici. Si chiama Snowden, Frank Snowden, ha scritto un lungo saggio
E lui descriveva in questa intervista a Repubblica, diceva come il pericolo epidemico è noto almeno nella sua penetrazione globale dalla fine degli anni 90, dal 1997 con l'influenza aviaria, poi c'è stato la SARS, Ebola. Peraltro l'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, aveva messo in allarme sui rischi connessi a queste patologie, a queste diffusioni di virus, il che però non ha impedito negli anni una riduzione sensibile di fondi e strutture nell'apparato di prevenzione e di gestione delle emergenze. Sempre su Repubblica era riportato questo dato che mi aveva colpito. 2018, indagine dell'OMS, uno studio programmato esattamente per valutare il grado di preparazione del mondo di fronte ad una possibile pandemia. E la conclusione, letta oggi, parliamo di 2 anni fa, era una sentenza di condanna. Cioè vivevamo già allora in un mondo, cito la definizione, un mondo a rischio a cui non siamo preparati. Allora, a proposito anche delle discussioni di queste settimane, non convince la tesi che dice nessuno immaginava, nessuno poteva prevedere, siamo messi di fronte a un fatto, certo che è un fatto inedito, l'ho detto anch'io modestamente all'inizio di questo nostro pomeriggio, non c'è un precedente nella storia recente, però c'è chi aveva studiato questi possibili fenomeni e li aveva anche previsti, e questo per la politica, gli stati, i governi, i parlamenti, tutto sommato fa la differenza, ma è anche la ragione che ci deve spingere a considerare questo come uno spartiacque e a ripensare radicalmente intere filiere produttive e modalità di sfruttamento di risorse che non sono finite, che sono finite e che non sono a disposizione per sempre. Il tema della trasmissione dagli animali all'uomo di questi virus mi ha riportato anche a tutta una riflessione che viene svolta dagli specialisti in materia sulle modalità degli allevamenti intensivi e sulla produzione che e gli effetti che questi allevamenti intensivi hanno sulla trasmissione, la creazione e la trasmissione di questi virus. Sempre l'OMS nel 2005 spiegava come la sparizione degli allevamenti tradizionali, almeno in 3 continenti, Asia, Africa e America Latina, era pari ad una percentuale del 4% all'anno. E, in Cina, sappiamo che la Cina ha qualche ruolo, diciamo, nella vicenda di questi mesi, in Cina gli allevamenti senza terra, quindi gli allevamenti intensivi, erano il 2,5% del totale nel 1980. Oggi sono il 56%. Un'unica fattoria di bovini collocata nel nord-est della Cina, del continente cinese, perché quello non è un paese, è un continente, organizza 100.000 bovini con cui alimenta il mercato della carne di una parte significativa della Russia, del mercato russo. E la dimensione di quell'unica fattoria cinese è 50 volte la più grande fattoria dell'Unione bovina dell'Unione Europea. Quindi esiste, io sono molto d'accordo con Alberto, un problema molto serio, direi drammatico, che investe a partire da questa vicenda la qualità del nostro stile di vita e il ruolo della politica nelle scelte che deve compiere. Poi da lì lui faceva derivare una riflessione altrettanto condivisibile sulle scelte che hanno caratterizzato la stagione politica più recente nel nostro paese. In fondo, che cosa distingue la strategia di risposta della regione Lombardia dalla strategia di risposta della regione Veneto? Che le politiche pregresse, per quanto siano 2 regioni governate dalla destra, dal centrodestra, da molti anni, ma in Lombardia si è puntato da molti anni, per ragioni che Alberto sottolineava, non disinteressate, diciamo così, ad una progressiva ospedalizzazione e una progressiva riduzione del presidi medici territoriali. Il Veneto, che pure è governato da Zaia e dal centrodestra, ha scelto una politica diversa e i risultati nel contenimento dell'epidemia, al di là dei focolai in Veneto e in Lombardia, comunque anche il Veneto ha avuto il suo focolaio, sono stati diversi. E quindi è chiaro che noi dobbiamo essere quelli che difendono e valorizzano la funzione del Servizio Sanitario Nazionale. Peraltro, e mi fermo qui nella risposta ad Alberto, è stato più lungo del previsto, ma sono anche altri interventi che hanno in qualche maniera indirettamente accennato al tema. Peraltro, come sapete,
Il Servizio Sanitario Nazionale viene istituito in Italia con una legge del Parlamento, non all'indomani della Liberazione, ma nel lontano, ma relativamente vicino, 1978, che è un anno allo stesso tempo grandioso e tragico della storia della Repubblica Italiana, perché siamo a Roma, è l'anno del 16 marzo via Fani, è l'anno del 9 maggio via Caetani, ma è anche l'anno in cui il Parlamento licenzia tre grandi riforme che incidono sulla Costituzione materiale del Paese, la 180, la riforma Basaglia, la 194 sull'interruzione volontaria della gravidanza e l'istituzione del Servizio Sanitario Nazionale. Ma non è un caso che quelle tre grandi riforme siano state concepite in quel contesto, perché dietro quelle riforme c'era non soltanto la volontà di una maggioranza parlamentare, peraltro più larga della maggioranza politica che sosteneva in quel momento il governo, ma c'era la spinta di un paese, cioè una società, quella italiana, che attraverso anche movimenti nati alla fine degli anni 60 e nel corso degli anni 70 avevano creato le condizioni politiche e culturali perché quelle riforme si realizzassero. Allora io penso, non voglio citare la scopa di Don Abbondio che ho citato oggi pomeriggio in un altro contesto, che però siamo davvero di fronte ad uno spartiacque della storia dove noi dobbiamo far leva perché da questo passaggio si riscoprano e si rivalorizzino principi che debbono trovare il consenso della società. Sono convinto che nella prossima manovra di bilancio, non so come ci arriveremo, però se metteremo delle poste più alte sul servizio sanitario, sulla sanità pubblica, nessuno protesterà perché ci sarà la consapevolezza, la condivisione del bisogno di investire in quelle ricerche, in quelle risorse. Gianni Ferrante, non so se c'è ancora Gianni, ma comunque lui è intervenuto sul MES e poi è stato ripreso bene nell'intervento. Sono qua. Eccoci sono qui. Gianni, anch'io. E poi è stato ripreso benissimo da Cesare. Lui diceva, ragioniamo sul dopo, sì giusto, ma non dimentichiamoci del problema del durante. Mi pare una formula molto felice che gli ruberò. Il debito certo che è un problema, abbiamo il secondo debito più alto del mondo in valore assoluto e in percentuale siamo ovviamente il secondo anche in Europa, non so se la Grecia è ancora davanti a noi. Però penso che abbia ragione Mario Draghi nella sua famosa oramai intervista al Financial Times, cioè di fronte a quello che sta accadendo bisogna, adesso non mi ricordo le parole testuali, però non temere di fare debito e deficit e poi vedremo anche come governare ovviamente questa scelta. Noi abbiamo dei vincoli che ovviamente altre nazioni non hanno. Nel 2009-2010, nei primi due anni dell'amministrazione di Barack Obama, l'America ha fatto deficit al 12%, che per noi è un miraggio che ci sogniamo la notte. Però durante la Seconda Guerra Mondiale fecero deficit per il 20 o 22%, ma non è questo, non sono i paragoni storici. È evidente che siamo in una condizione di assoluta eccezionalità. L'Europa, perché il ragionamento riguardava l'Europa, la BCE è intervenuta dopo la gaffe iniziale della signora Lagarde, prontamente recuperata con l'impegno a mobilitare 750 miliardi di euro per l'acquisto di titoli sovrani sul mercato secondario, che però non hanno un'incidenza diretta sull'economia reale, servono sostanzialmente a inibire l'aumento dello spread. Intendiamoci, anche questa è roba pesante e seria, perché se tu blocchi lo spread è chiaro che eviti anche un incremento dell'interesse che lo Stato italiano deve pagare, che è già annualmente nell'ordine di decine di miliardi. La BEI, la Banca Europea degli Investimenti, veniva citata sia da Gianni, poi ripresa anche da Mariella, è coinvolta nell'operazione che l'Europa sta affrontando e gestendo. Poi ci sono i 100 miliardi proposti da Paolo Gentiloni per il sussidio contro la disoccupazione, ed è evidente che noi dobbiamo ragionare su di un pacchetto complessivo di misure, sperando con una ragionevole convinzione, ci sono degli indicatori pubblicati ieri che mi pare vanno in questa direzione, che dopo la recessione drammatica di quest'anno, chiuderemo l'anno con un meno, Confindustria dice meno 6, io temo che sarà più alto il nostro problema, forse a doppia cifra. La Germania si stima che possa avere una flessione del PIL tra l'8 e il 9%, potete capire che cosa questo può significare, però il 2021, come sempre, dovrebbe essere un anno di rimbalzo, come sempre, dopo le grandi crisi, le grandi recessioni, tu hai un effetto rimbalzo. L'Italia esce dalla Seconda Guerra Mondiale con un panorama di macerie, di miserie morali, materiali, ma noi dal 46 al 48, 49
facciamo crescita del PIL nell'ordine quasi a sfiorare il 15%, perché ovviamente andava ricostruito il paese, quindi avevi delle leve potenzialmente formidabili. Questa spinta al rimbalzo va aiutata e non possiamo pensare ad aiutarla solamente con le risorse interne, va aiutata con un impegno dell'Europa, ripeto, insisto, pigiando diversi tasti. Il tema del MES, io l'ho detto all'inizio, quindi avete capito che anch'io nel mio piccolo, senza essere assolutamente un competente interno alla materia, qualche domanda me la sono posta sulla rigidità del governo, soprattutto per il cambio di posizione del Premier Conte, che era stato il primo a porre il tema della riconversione del fondo e poi ha invece avuto l'atteggiamento che ha avuto. MES senza condizionalità mi pare la premessa. L'obiezione che viene mossa è che quello strumento è stato pensato per crisi asimmetriche, questa è una crisi simmetrica. Peraltro, non ricordo chi verso la fine, forse ha spiegato esattamente come in questa crisi allo stesso tempo è asimmetrica perché investe diversamente. Però noi siamo davvero in una pagina della storia senza eguali, senza precedenti, e senza un intervento forte non si collassa, e cioè si collassa. La domanda che veniva posta, credo sempre da Gianni, è la linea del PD. Abbiamo fatto una riunione del comitato politico ieri mattina, io sono intervenuto ponendo esattamente questa questione e Dario Franceschini mi ha risposto che noi siamo sulla linea che sostiene il Presidente del Consiglio. Mi sembra anche ragionevole, ma per una preoccupazione politica che è quella di non creare in questo momento, già segnato da parecchie complicazioni e difficoltà, una fibrillazione dentro alla maggioranza. Ma sul 5 Stelle ritorno tra un attimo perché qualcun altro ne ha parlato. Cesare Pinelli, sì, tra l'Eurogruppo e il Consiglio Europeo c'è un rimpallo che rischia di diventare abbastanza ridicolo, perché non è che i ministri dell'economia e delle finanze si muovono in autonomia, rispondono alle indicazioni che ricevono dai rispettivi esecutivi e dai capi del governo. È stato un prender tempo. Io non ho trovato anche in questo caso particolarmente efficace l'atteggiamento un po' muscolare che ad un certo punto noi abbiamo pensato di mostrare dicendo o si fa così oppure facciamo da soli, perché mi auguro che non siamo costretti mai a fare da soli, nel senso che le condizioni in cui ci troviamo noi non sono quelle che ci consentono di poter fare i muscolari. In questa vicenda della trattativa europea mi pare, Cesare, che la Francia sia in questo momento l'ago della bilancia, anche per la scelta che ha compiuto la presidenza Macron. La domanda è chiaro, è quella classica quando si ragiona di Francia e Germania. Regge la Francia? Viene il punto? La storia d'Europa non si legge fuori dalla dialettica franco-tedesca. In questa fase siamo nella condizione di pensare che l'alleato francese sia disposto ad andare fino in fondo? La Germania stessa è in grado di aprire una dialettica al proprio interno? Stamane Gert Onasci, in un bel pezzo su Repubblica, fa sostanzialmente un appello di buoni sentimenti alla Merkel dicendo: cara cancelliera, se vuoi passare alla storia, questo è il momento in cui tu devi decidere se vuoi essere la cancelliera che traghetta l'Europa nel nuovo mondo post-Covid-19, o se vuoi restare dentro l'involucro della cosiddetta egemonia riluttante, che è quello simbolo che è stato coniato per definire e battezzare la leadership tedesca. C'è una dialettica interna a quel paese, c'è una dialettica anche nell'SPD, perché rispetto alla rigidità del ministro delle finanze socialdemocratico, il presidente di quel partito ha un atteggiamento molto più aperto. Io sono molto d'accordo con Cesare su quel passaggio che lui ha fatto sul discorso di verità da fare agli italiani. Adesso non voglio avanzare un'ipotesi utopica, però sarebbe giusto, mi piacerebbe insomma che prima o dopo il Presidente del Consiglio, perché è lui che ha questa funzione, si presentasse nel Parlamento e non in una conferenza stampa o in un messaggio Facebook a mercati chiusi, mandasse nel Parlamento della Repubblica Italiana, si alzasse dai banchi del governo e facesse quella cosa bella che diceva Cesare, un discorso di verità agli italiani, perché io penso che gli italiani potrebbero capirlo, un discorso di verità dove lui spiega perché facciamo l'operazione che facciamo di sostegno alle famiglie, di sostegno ai redditi, di fare sostegno ai crediti alle imprese, dove spiega perché mettiamo mano radicalmente alla revisione dei trasferimenti alle imprese italiane. 16 miliardi all'anno tuttora di sussidi ad imprese inquinanti. Può
possiamo pensare di usare questo passaggio della storia come una grande leva per la riconversione anche della nostra economia, dove affronta il tema dell'evasione, ci tornava sopra nell'intervento Caterina, della corruzione. Noi dobbiamo anche cambiare il sentimento morale del paese, il senso di condanna nei confronti, di condanna morale nei confronti di questo genere di comportamenti. 60 miliardi all'anno ci costa la corruzione, 110 miliardi l'evasione. Ma possiamo cominciare a dire con parole semplici e senza scomodare le categorie dell'economia o bocconiane, che gli evasori fiscali contribuiscono a rendere il nostro paese un paese che ha 5.300 posti letto in terapia intensiva contro i 22.000, quanti sono della Germania. Cioè cominciamo a dire la verità su che cosa è un sistema fiscale, un patto fiscale che funziona in un paese moderno. E questo ci porta a fare quel discorso di verità anche nel rapporto ad un nuovo patto sociale da proporre agli italiani con un diverso ruolo dello Stato. Io non penso ad uno Stato gestore, non penso di ritornare ad un passato che è sepolto e non tornerà più. Penso ad una nuova responsabilità del pubblico combinata con una nuova responsabilità del privato. Ma credo che serva, ancora sono sull'intervento di Cesare, credo che serva una riforma profonda anche del capitalismo italiano, anche delle grandi imprese di questo paese o quelle che sono sopravvissute, perché penso che il compito dello Stato è contribuire a riformare l'economia, e questo lo si fa sia sul versante delle politiche pubbliche. Faccio un esempio soltanto: se non facciamo adesso una riforma radicale del diritto fallimentare a fronte di molte imprese che falliranno, riformando radicalmente la nostra concezione delle procedure e anche del giudizio etico nei confronti del fallimento che può avvenire in una logica di mercato, in un'economia di mercato, quando farlo? Michele Vacca, sul tema dei 5 Stelle, non so se Michele c'è ancora, sul tema dei 5 Stelle, io lamento... Ci sei, ciao. Lamento così, governare con i 5 Stelle è oggettivamente faticoso, poi ci sono profili diversi, penso che Patuanelli sia un ministro che sta facendo bene il suo lavoro. Peraltro lo difendo per ragioni di puro campanilismo, anche perché è triestino, e questo, come potete capire, per me conta moltissimo. Ma per esempio oggi, ragazzi, la figura che ha fatto la ministra dell'istruzione non è delle più brillanti, cioè fai una conference call con gli assessori all'istruzione delle regioni italiane, dopo un'ora di domande che sono state anche incalzanti, ma se scegli di fare quel mestiere rispondi anche alle domande incalzanti, si alza e se ne va salutando senza dare una risposta, domani sarà sui giornali, non è una cosa semplice. Sul tema dell'economia, sempre Michele, ma citava Keynes, ma Keynes non era contro in linea di principio il pareggio di bilancio, lo difendeva ma in condizioni di ordinaria, tra virgolette, amministrazione, in condizioni di emergenza. Lui poneva il tema invece di uno Stato che si mobilitasse per determinare una politica di investimenti. C'è una frase che non mi ricordo dove, ma comunque una citazione di Keynes che dice: in una condizione di grave recessione dell'economia, il compito dello Stato, dei governi, non è fare quello che altri fanno più o meno bene, ma è fare quello che nessuno fa, e quello che nessuno fa sono investimenti. E quindi questo è uno dei passaggi in cui l'ammonimento di quel genio dovrebbe tornare nella sua efficacia. Lo sblocca cantieri presentato da Italia Viva, ma in verità il Ministero lo sta facendo con una certa efficacia anche dal punto di vista dei numeri, delle cifre che mi sono che ho potuto vedere. Poi se le proposte che vengono da Italia Viva, come da altre forze della maggioranza, contribuiscono a rendere più efficiente e rapido questo processo, io penso che noi dobbiamo avere un atteggiamento molto sereno e molto responsabile, essendo di fatto nelle cose il principale partito della maggioranza alla luce della crisi di consenso di 5 Stelle. Dobbiamo raccogliere tutto il meglio che viene suggerito, avanzato e proposto e metterlo in pratica. Fabio Palombo, sul tema dello smart working. Io sono d'accordo, certo, è anche un po' una prova del budino, non so, una prova del vaccino. Anche questa nostra iniziativa di stasera, questo nostro attivo a distanza, non l'avremmo mai fatto se non ci fosse stato il Covid-19, o magari l'avremmo fatto in un contesto diverso e per motivi diversi. Certo, molto cambierà a regime, e questa è stata una scoperta che io penso sia bene che non ci faccia regredire alla stessa modalità del lavoro di prima. Però attenzione, su questo poi interveniva anche Emma,
e poi Caterina che si riferiva ai limiti della banda larga. Attenzione, perché non per tutti è praticabile il lavoro a distanza da casa e non per tutti è possibile, cioè non tutti fanno professioni che sono compatibili con quel genere di strumentazione di lavoro. E qui introduco l'unico fuorisacco che mi permetto di aggiungere, perché è già tardissimo, e che riguarda la questione della scuola. Ho accennato alla vicenda del ministro di oggi, ma non è per quello che lo dico. Io capisco la logica del chiudere le scuole, questo è evidente, ragioni di sanità e sicurezza, però guardate che esiste un'acutissima emergenza scolastica, e cioè senza azioni mirate da parte del governo, ancora una volta da parte del governo, è destinato ad aumentare in maniera clamorosa la disuguaglianza educativa in questo paese. I dati dell'Istat dell'altro giorno sono espliciti: il 33,8% delle famiglie italiane non ha un computer o un tablet in casa. Nel mezzogiorno questa percentuale supera il 40%. Parliamo del 12,3% dei ragazzi italiani tra 6 e 17 anni, e questa quota raggiunge un quinto nel mezzogiorno, sono 470.000 ragazzi, e solo il 6% vive in famiglie dove è disponibile almeno un computer per ogni componente. Cioè, a proposito del ragionamento di Fabio, smart working: se lavora la madre non può studiare il figlio, se lavora il padre da casa e c'è un solo computer, il figlio non può partecipare alle lezioni online. Allora io penso che questa sia una grandissima priorità, urgenza, e sono convinto che nel decreto di aprile bisogna che noi inseriamo delle norme e delle risorse mirate esattamente su questo. Mariella, il prestito interno. Noi facemmo storicamente una cosa importante, la tassa per l'euro, l'eurotassa, che poi restituimo anche. Io penso che gli italiani possano capire un ragionamento di questo genere. Tu facevi anche il riferimento alla reintroduzione dell'IMU sulla prima casa. Anche questo, secondo me, è un ragionamento assolutamente legittimo. Io ero contrario all'abolizione totale dell'IMU sulla prima casa, al netto della fascia da tutelare, da presidiare e da preservare, ma è stata una scelta che secondo me ci ha messo in una condizione di inseguimento dell'avversario e non ha prodotto risultati. È chiaro che la manovra sui crediti che il governo ha attivato è preziosa, ma poi alla fine qualcuno dovrà pagare di più per quello che sta succedendo, e secondo me nella logica del principio costituzionale della progressività chi ha di più dovrà pagare di più. Paolo D'Argenio, sulla questione degli anziani, che lui legava però al fatto che noi carichiamo le spalle dei più giovani del debito, ha ragione, anche se mi lasciate dire una battuta, anche per ragioni familiari, personali, anzi ho fatto già tardissimo, devo chiamare mia madre che è stata un mese senza visite in un RSA a Trieste, visitata solamente nella sua stanza da un palombaro che le porta il vassoio dei pasti a pranzo e cena. Però c'è stata una forma di razzismo verso gli anziani, le prime settimane, questi commenti, in fondo sono muoiono gli anziani, l'età media 80 anni, avevano patologie pregresse, come fosse un problema in sé. Poi, dopodiché, sul tema del debito da caricare sulle spalle dei giovani, ha ragione Paolo, ma anche per questo bisogna ribaltare il tavolo, il modello della crescita, l'accumulazione, la fiscalità, il modo di produrre, e recuperare anche, questa è la parte finale del suo intervento, una dimensione della socialità, dell'umanità, nel senso della cura verso gli altri. Io l'altra mattina, in quella trasmissione che vi dicevo, non so perché a un certo punto mi è venuto da dire: sarà che abbiamo imparato ad andare sulla Luna, ma abbiamo disimparato a vivere sulla Terra, e questo virus, nella sua portata dirompente, tragica, forse ci può restituire anche il senso di quell'umanesimo. Io lo chiamo umanesimo, perché poi l'umanesimo, storicamente, sai che cos'è? Il nuovo umanesimo, non ho mai capito bene che cosa sia, ma comunque l'umanesimo, l'idea di coltivare un senso del rispetto dell'altro, io penso che sia una chiave che ci deve condizionare nel dopo. Emma, l'economia, e certo, moltissimi perderanno il loro posto di lavoro. Basta che ti affacci al balcone di casa, tutti noi ci facciamo il balcone di casa, guardiamo gli esercizi commerciali sotto casa, dal bar, il parrucchiere, capiamo le difficoltà che incontreranno quei settori. Però al di là di questo, il tema è di carattere globale. È chiaro che l'America va in recessione, e quando l'America va in recessione è l'Occidente che storicamente non regge. Se la Germania flette di 9 punti di PIL, a partire, fino a qualche mese fa ci occupavamo dell'automotive essenzialmente, noi forniamo componentistica all'automotive tedesca, che a sua volta sentiva il riflesso della crisi americana e dei dazi di Trump, ma capite che la recessione americana combinata con la recessione tedesca per noi
è un tema fondamentalmente drammatico. Le proposte del forum sulle disuguaglianze di Fabrizio e dell'ASBIS, rispondo sempre a Emma, io nel mio piccolo, ma devo dire un contratto grande disponibilità del gruppo dirigente del PD, mi sono battuto moltissimo da Polonia in avanti perché quelle proposte venissero accolte. Abbiamo fatto a fine febbraio, proprio pochi giorni prima che Nicola si ammalasse, una riunione al Nazareno con il forum sulle diseguaglianze, presente al gran completo. Nelle due riunioni di segreteria del comitato politico abbiamo riproposto questo capitolo sulla base della proposta di reddito di emergenza avanzata da Barca, Giovannini e Cristiano Gori, e mi pare che il PD, il dossier adesso è nelle mani dei ministri competenti, al MEF e il capodelegazione Franceschini, ma mi sembra che ci sia ampia disponibilità del PD a sostenere caldamente queste due proposte nell'ambito del decreto di aprile. Decreto di aprile che è decisivo, così vengo anche agli interventi di Caterina, di Elisabetta e di Etta, perché il decreto di aprile per noi sarà il passaggio più delicato, perché ci giochiamo, lo dico in modo un po' rozzo, con una battuta, ci giochiamo il rapporto con gli italiani, nel senso che dopo l'emergenza, la fase acuta dell'emergenza, quello sarà il passaggio in cui ci chiederanno conto, e noi dobbiamo lì porre il tema fondamentale di come anche nel rapporto alla responsabilità che ci siamo assunti di guidare il paese in questo passaggio terribile, concretizziamo le proposte che abbiamo e i valori che abbiamo messo al centro della nostra iniziativa. Sul tema Big Data è chiaro che bisogna garantire allo stesso tempo condizioni di rispetto della privacy e garanzie di democrazia. Il problema non nasce adesso si accentua, ma a proposito di libri, Niccolò mostrava dei titoli, se vi va, quando potete, oppure ordinatelo, leggetevi questo Capitalismo della sorveglianza della Shoshana Zuboff, che lavora e ricerca da molti anni sulla materia. È un grande tema che ha a che fare con il diritto alla cittadinanza, anche su questo il forum di Barca sta lavorando da tempo, e io penso che ci sarà molta materia da ricercare e da lavorare sul dopo. Irma, infine, il welfare oggi. È evidente che la tecnologia non risolve tutto. La tecnologia è uno strumento preziosissimo e che apre anche prospettive inedite. Guardate, vi ho detto di mia madre, prima che non fosse più autosufficiente, stava a casa da sola. Io ho una zia, la sorella di mia madre, che praticamente non ho mai conosciuto perché è emigrata in Australia da Trieste alla fine degli anni 50. Quando ero bambino, ci sono pochi anziani come me in questa chat, però esistevano i registratori geloso, quelli a bobina, e una volta all'anno mia madre si faceva prestare questo registratore e tutta la famiglia con un microfono antelucano registrava un messaggio che mandavamo a Melbourne in Australia via posta, e poi arrivava la bobina dello zio, del cugino, con le voci registrate. Beh, gli ultimi anni mia madre in casa ha imparato a usare Skype, montatogli da mio fratello, la mattina alle 5 si metteva al computer e parlava in videoconferenza con sua sorella, come stiamo parlando noi adesso. Un miracolo della tecnologia, di due sorelle che si sono ricomposte così, poi quella via se n'è andata. Però ci sono delle cose, ha ragione Irma, che non si possono fare fuori da una dimensione della prossimità fisica, del contatto fisico, e noi dobbiamo costruire una rete di welfare che ci consente esattamente di riportare a galla, come diceva lei, i valori di una comunità. Niccolò, che ho trovato lucidissimo, anche perché la rassegna dei cartoni di UFO Robot deve essere un elemento formativo assolutamente decisivo in questo momento, ma il tema che lui ha posto è un tema bellissimo. Io da due anni sto scrivendo un saggio, un racconto biografico sull'Europa. È piaciuta a Carlo Feltrinelli e forse vedrà la luce alla fine di quest'anno, se torneremo alla normalità, ma siamo scesi a 38, 6 hanno ceduto, 38 resistono, però il tema è proprio questo. Se dovessi riassumerla con una battuta, perché l'ho fatta già lunghissima, è che noi non siamo stati all'altezza dei nostri padri e delle nostre madri, cioè di quelli che l'Europa l'hanno fatta. E d'altra parte, 2011, il vecchio Helmut Schmidt, ex cancelliere tedesco, prende la parola a 94 anni di età al congresso dell'SPD e spiega ai delegati della socialdemocrazia tedesca che l'Europa ha
ha bisogno di una Germania generosa e che la Germania ha il dovere morale di restituire all'Europa ciò che l'Europa ha offerto alla Germania, e dice che dobbiamo avere paura di noi stessi, dobbiamo difenderci da noi stessi. Qualche giorno fa Jacques Delors, 93 anni, torna alla vita pubblica e fa un appello esplicito all'Europa a non rinunciare a se stessa, alla sua identità, alla sua radice, alla sua matrice. Certo, al pari di Helmut Kohl, di Adenauer, di Schumann, di De Gasperi, era una Spinelli, è una generazione uscita dal peggiore conflitto che ha segnato, la peggiore tragedia che ha segnato l'Europa del Novecento. L'Europa del secondo dopoguerra non è più il leone affamato di Hegel che va alla conquista del mondo. L'Unione Europea non nasce sull'onda di un arco di trionfo, ma di una carneficina devastante che l'ha segnata, e quella generazione lo ha saputo. La generazione che è venuta dopo, quella di Maastricht, ha insistito sulla stabilità dei prezzi, rinunciando persino all'obiettivo della piena occupazione. Ci siamo trovati disarmati di fronte alla grande crisi del 2008 e oggi nella difficoltà di ottenere anche soltanto un obiettivo, un traguardo ragionevolissimo come gli Eurobond di cui abbiamo parlato questa sera. Io però mi auguro, ed è questa la risposta che mi sento di dare a Nicolò, più che una risposta è un auspicio, diciamo, una sorta di invocazione laica o di preghiera laica, che come sempre nei grandi passaggi, nei grandi spartiacque della storia ci sia la volontà e soprattutto la spinta dal basso a rinnovare, a riformare tutto quello che va rinnovato, riformato e ripensato. Da questa crisi non si esce sistemando punti e virgole delle categorie del pensiero con le quali in questa grande crisi siamo entrati. Da questa crisi si esce ripensando radicalmente le categorie del pensiero, della politica e anche della convivenza dentro quella dimensione particolarissima che è stata l'unità dell'Europa e del nostro continente. Ma su questo ci sarebbe da scrivere non un articolo, non un saggio, ma interi libri, e lo faremo un'altra volta. Grazie di questa cosa! Grazie a te Gianni, possiamo pure togliere tutti i muti e salutarci, devo dire, insomma, veramente molto... Cioè, vediamo tutte le facce che ci sono? Ciao! Ciao. E quindi basta cliccare su Gallery View. Gallery View? Faccio anche io. Sì, sì, in alto a destra. In alto a destra dello schermo. Eccovi! Siamo pochi belli. Adesso, eravamo molti di più. No, siamo 37. Eravamo 52 nel momento di massima partecipazione. No, ma quelle erano le sagome di cartone che ha messo Gio. È come il pubblico di Propaganda Live, capito? Sono le sagome. No, era una persona in carne e ossa, serata. Tutti conosciuti. Io sta Gallery Review non la vedo, però... Eh? Io sta Gallery Review non la vedo. Vi dico anche che sto sorseggiando una pellicola. In alto a destra dello schermo. C'è Liv in alto a destra. C'è Claudio in alto a destra. Grazie mille Cooperlo, grazie per la disponibilità. Grazie Cooperlo, grazie Giorgio, grazie. Grazie. Ciao. Grazie. Arrivederci, ciao. Arrivederci a tutti. Gianni, ti aspettiamo. Arrivederci. Dal vivo. Dalla